Microphone activated. Buonasera, buonasera. Benvenuti alla serata della serie B. Mi avete già sentita con la tastiera, vero? Eh sì. Questo è il motivo per cui io preferisco usare Discord, ma imparerò anche a fare tutto quello che concerne i ping e tutto il resto, quindi non disperate che un po' alla volta si raggiunge tutto quanto e si sistema ogni cosa. Intanto per questa sera dovrete portare un pizzico di pazienza, d'accordo? Perché questa è la mia prima volta come caster di una serata di torneo in solitario. Quindi di solito, ricordiamolo, avevo sempre qualcuno alla regia che si occupava di seguire queste cose. E quindi mi avventuro per la prima volta nei meandri del casting. Ed è una bella esperienza, devo essere sincera. Allora, ho passato tutto il pomeriggio a sistemare schermate, non schermate, domande, non domande. Mi sono divertita, ho imparato delle cose extra che non sapevo. Ma comunque, non sono da sola questa sera, dovrei avere qualcuno qui con me. Abbiamo un fatal error. Sì, è pronto? Qui. Oh, buonasera, buonasera. Ok. Siamo arrivati, ci siamo. Tutto bene, tutto bene, sì, tutto bene. E tu? Sei pronto? Sei carico? Sì. Per questa nuova avventura? Sì, beh, diciamo che anche per me è relativamente una nuova avventura. La prima volta che, insomma, mi cimento nel casting in live. Intanto abbiamo anche i team che si stanno preparando. Per la lobby. Ok, allora Fatal, due parole su questo campionato prima di partire e di dedicarci ai game, le vogliamo spendere? Come funziona ma costano, le spendiamo? Le spendiamo, e quanto? Più di due cosa? Attenzione, più di due costano. Allora, questo qui è un campionato a tutti gli effetti, Okay. È un campionato a punti come comunemente conosciamo quello del calcio. Quindi questa sera andremo a vedere due match Sì? alla meglio delle due partite, quindi con possibilità di pareggio, e in caso di pareggio entrambi i team guadagneranno un punto a testa. Invece in caso di Ok. vittoria, come nel calcio, per l'appunto 3 punti, in caso di sconfitta ben 0 punti. Ok, e questa sarà la prima volta che le due squadre si scontrano? Come funziona? Oppure avranno la possibilità di... Il calendario prevede sia un match di andata sia un match di ritorno, Ok, quindi una perfetto. squadra la prima volta giocherà in casa e l'altra volta fuori casa. Aspetta, ma in casa cosa vuol dire? Che benefici ci sono nel giocare in casa? No, in casa vuol dire che giocano in pigiama, poi non Ah, c'è nessun altro tipo di ok. beneficio, in Quindi pigiama, non hanno il loro stadio, il loro no, no, niente, non non c'è ragazzi hanno... pompon, niente, tifo, niente, 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 ultras, allora, niente. quindi abbiamo una squadra in pigiama, che è la squadra di sinistra, giusto? E poi abbiamo la squadra fuori casa, che invece è vestita proprio come... Allora, Tutta a mi sta puntino, da tutto in sinistra. ordine. Sì, allora ragazzi, Ok. tenete presente questo, funziona così il campionato. Abbiamo la squadra di casa, che sarà la squadra che parte e avrà la possibilità di bannare per prima le mappe. Ricordiamo, sono due ban a testa per quanto riguarda le mappe, d'accordo? Mentre la squadra ospite, che risponde ai ban, ha poi la possibilità di first piccare. Quindi, Esatto. noi li abbiamo, adesso stiamo preparando la lobby, attenti, la lobby per voi. Quindi la squadra che troverete a sinistra sarà la squadra di casa, mentre la destra sarà la squadra ospite che procederà con il primo ban. Ok, Che vedo un po' mappe sono state su. bannate? Che informazioni ci dai, Allora, Fatal? tutto subito, ma prima
sono in ordine loro? Sì, credo di sì. Ok. Intanto ricordiamo che questa sera la prima partita che andremo a castare per voi saranno i Loctaro Pan contro gli Esox Exas. Mm-hmm. Allora, hanno bannato rispettivamente i Loctaro Pan hanno bannato Attenzione, miniere, aspetta, devo trovare la chat. Miniere e Torri della Rovina. Invece sì. I Esox, no, non sono gli Esox. Gli Esox Exas. No, Esox Exas. Sì. Bravo, grazie, preparata. Prego, volevo solo prego. La tua preparazione. Grazie, grazie. Stazione Atomica e Volskaya. Ok, perfetto. E invece le due mappe che andiamo a vedere sono Infernal Shrines, Altari Infernali come prima mappa, e invece la seconda Sky Temple. Ok, perfetto. Controllo le ultime okay, al volo, che... prima di partire ricordiamo tutti quanti che è uscito un hotfix, quanto? Un'oretta fa, circa. Una mini patch, diciamo. Vi mostro una mini patch, era già stato annunciato. Andiamo proprio così alla velocità della luce a vedere, giusto perché poi questi cambiamenti sono già all'interno del gioco, ok? Quindi ci sono dei piccoli ritocchi per quanto guarda la salute di alcuni personaggi, a qualcuno è stata nerfata la salute, per esempio a Zagara, a qualcuno è stata buffata la salute, come vediamo per esempio a Probius e a Morales... mentre a Stukov è stata nerfata, d'accordo? Poi un piccolo cambiamento alla Wisp di Lunara, alla Vision di Lunara, che adesso ha un tempo ridotto, il CD per spostarla non è più di 5 secondi, ma è di 1. Poi abbiamo dei piccoli cambiamenti, un piccolo nerf a Genji, che però arriva a livello 20, e quindi c'è già chi dice, beh, Genji non ne risentirà, probabilmente non si noterà questa differenza, visto che è un personaggio già che ha i suoi effetti, insomma, in early, anche in mid game. Jenny, dimmi. Qui è tutto pronto. Qui è tutto pronto, bene. Se poi ci sono delle altre considerazioni da fare eventualmente sull'hotfix le faremo strada facendo, anche perché non è detto che questa sera verranno appunto piccati questi personaggi. Interessante la modifica, la piccola modifica ad Ana del livello 4 dell'overdose. Ricordiamolo che adesso non si applica più la dose con la granata, però... vengono applicate 3 dosi con il dardo soporifero, ma va bene, insomma, questa è giusto una carrellata veloce per avere un'idea di quello che è successo e che è stato di recente modificato. Ok, qui siamo tutti pronti, mm-hmm. abbiamo la lobby già impostata, andiamo a ricordarlo, si giocherà su Infernal Shrines. Ci siamo ricordati giusto che... il draft a bannare è la squadra 2, giusto? Non la squadra 1, corretto? Fatal? First pick squadra 1, second pick squadra 2. Non doveva essere la squadra 1? Ok, dovrei invertire. Oppure poi no, puoi semplicemente modificare il first draft team, lo vedi? Metti team 2. Però abbiamo scelta noi, aspetta. Fermi tutti. Esatto, infatti lo sto... Allora... lo sto informando. Vedi che c'è la voce First Draft Team? Sì. Ok, basta cambiare quella. Se puoi adesso, se no ricreiamo posso, tutto. Posso, ma aspetta, la squadra 1... Ok, il problema è che ho messo la squadra 1... Ma va bene. La squadra 2, quindi mi basta mettere... È corretto così. Perché sì, la prima, ok. Credo che vedi la finestrella. Ah, sì, esatto, è lì. Okay. Beh, eccola lì, tutto, esatto. Okay. Perfetto, benissimo. Stavo controllando solo. Perché con i nickname, insomma. Vabbè, piccole cose, perché viene più automatico dare il first ban al team 1, visto che è di là. Benissimo, okay. Se siamo pronti direi che possiamo partire. Let's go, andiamo. Inferno.
Ok. Vediamo se è corretto. Sì, bene, bene. Il team rosso che banna è tutto a posto, signori. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Perfetto. Fatal, che cosa possiamo raccontare su questa mappa così velocemente mentre le due squadre bannano e non si dovrebbe sentire questo suono, credo, del follo. Piccoli problemini tecnici che... Vabbè, intanto il follow lasciatelo al canale. Lasciatelo, poi... Il follow lasciatelo al canale, va bene così. Se si sente, anzi, meglio ancora. Comunque, allora, vediamo che a sinistra abbiamo i Loctaro Pan, giusto? Esatto. E invece la squadra di destra sono i... Sono gli Esox, Exas. Che first bannano Garrosh. Allora, su Infernal Shrines sicuramente si può dire che è una mappa... è una delle mappe... preferite, credo, della community, perché, come dire, permette diversi stili di gioco, da stili di gioco magari più macro oriented. Oh, aspetta, aspetta che al volo ringraziamo Armia che ha ostato, ecco perché il suono sembra doveroso. E bannano Sylvanas, pick abbastanza... che può creare problemi in questa mappa qui, soprattutto dopo, se la squadra con Sylvanas riesce a prendere, ad accaparrarsi l'obiettivo della mappa, che come tutti, che sappiamo bene, consiste nel bloccare un punisher, un punitore per la squadra che lo attiva, insomma un mega coso che inizia a pushare le lane. Esatto, che Sylvanas... aiuta il team che riesce a vincere la disputa all'altare, aiuta il team a siggiare e quindi a fare dei danni alle strutture degli avversari. Come first pick, cosa ti aspetti, Jenny? Ieri abbiamo visto... Dimmi. First pick. Oh, ok, abbiamo un Gul'dan. Stavo dicendo, mi aspetto qualcosa che riesca ad aiutare il team nella pulizia degli altari. E Gul'dan si presta molto bene. Non solo, in caso dovessero... per forza di cose dover ripiegare su una strategia secondaria, ovvero quella di pulire le lane perché per qualsiasi ragione stanno perdendo il fight all'interno dell'altare, Gul'dan è quel personaggio che ti permette di pulire le wave ad una velocità altissima, ha delle ottime prestazioni, quindi mi piace come pick ed è una pick in questo caso versatile. Sì, è molto solida in questa mappa. Anche perché non è buono semplicemente per l'obiettivo in sé o per la pulizia delle wave, ma ricordiamoci che Gul'dan è un grandissimo personaggio anche in termini di fight, perché ha uno strumento molto importante che è la sua ultimate. Avril Anub, rispondo con Avril Anub. Allora, support più tank, un tank che è ottimo contro Gul'dan sicuramente, perché può... ingaggiarlo quando vuole, basta premere in maniera aggressiva. E Auriel, un support che ha sostegni a patto che abbia un carry che possa generare abbastanza energia da poter generare appunto la sua fonte di cure. Credo che in questo caso Auriel funga anche come counter pick, nel senso lasciare Auriel nelle mani di un Gul'dan, insomma, diventa una cosa un po' pericolosa. Gli Esox rispondono con la pick di Valla. Sappiamo benissimo che Valla è un buon charger per Auriel, quindi hanno tolto sia Gul'dan sia Valla. Diciamo che stanno rubando le pick a vicenda, in un certo senso. C'è chi sta rubando l'healer da una parte e chi sta rubando l'hyper carry dall'altra. E diciamo che è un draft abbastanza di risposta, diciamo. La pick di Uther è ottima. Potrebbe anche essere affiancata da un altro support. Esatto, sì, era quello che pensavo. Sì, forse ci vedrei bene un Tassadar in quell'attuale. Tassadar sarebbe molto forte, sì. Esatto, anche perché Uther comunque soffre un po' il cocoon di Anub, d'accordo? E in un certo senso rigenera poco la vita di Gul'dan, quindi certo Gul'dan ha anche del self-sustain. Quindi i Loctar optano per un ban,
buon ban, a mio parere, anche se magari inusuale, ban di Joanna, perché Joanna è uno dei pochi tank che riesce a dare pulizia delle lane, delle wave, sì, con il condom, sì, e con Gul'dan rende facilissimo questo lavoro qui, basta utilizzare il condom, una spell o due di Gul'dan e la wave sparisce. E anche sull'altare in questo caso. E anche sull'altare, esatto. Quindi diciamo è un ban mirato proprio per l'obiettivo e per il soaking. È un tank che comba molto bene con Gul'dan, ecco. È un ban pensato questo. Ban pensato, vediamo come risponderà. Ora, forse se io fossi negli Esox, esatto, sentirei l'esigenza di togliere un hyper carry. Esatto, Lunara. Sì, Lunara. Proprio così. Continuano a giocare comunque attorno ai charger. Cioè, esatto, Lunara è un ottimo charger in combo con Aurel. Tra l'altro Lunara gioca bene contro Uther. Perché giusto, esatto. Facendo top damage overtime, quindi danni nel tempo. Sì. Uther fa fatica a curare quella tipologia di danni lì perché le sue cure sono burst healing, ovvero una montata di cure alto, ma con un CD abbastanza importante. Ricordiamo che la Q di Uther abbia 10 secondi di CD o 12, non ricordo sì, bene. Sì, esatto. E quindi, insomma, è un ottimo ban. Che carini questi draft. Sì, sono pensati, sono ragionati, sono niente male. Ci piacciono. Non sono fatti a caso, non ci sono pick strambi o inusuali. Più uno, per diciamo, le questo draft. Più uno, ci piace. Ora, però, i Loctar si trovano nella spiace... Aspetta, ho più di due. Vabbè, ho più di uno. Me ne vado. Wow. Ok, Keltas... Keltas è utile nella fase degli shrine e nella fase delle pulizie delle lane. Tuttavia è un buon charger per Auriel. Sì, un buon charger per Auriel. Ciononostante, la pick di Muradin lascia un po' a desiderare. La pick di Muradin è un po'. Forse prevedono un ETC dall'altra parte, stanno già giocando d'anticipo. Forse non ce n'era bisogno. Attualmente non credo che ce ne fosse. Cosa è successo? È crashato. È crashato un giocatore dei Loctar. C'è da rifare il draft fin dove siamo arrivati. Sì, però. Esatto, ma adesso lo rifacciamo velocemente, senza problemi. Offline. Subito sei andato offline. Giusto per capire. Sta su TS. No, è su selezione eroe. Lasciato solo dal gioco. Da quel C4. Ok. Si prevede una partita con tante pause. Ed era bello, era un bel draft. Eravamo e lì nel vivo dell'azione. Credo che il massimo tempo per team sia 10 minuti di pausa, se non erro. Ma non credo che questo si possa identificare. No, questo no. Però dici in game, se c'è l'esigenza di mettere pausa, esatto, c'è un cumulativo massimo di 10 minuti. E le connessioni italiane. Fatal, tu ne sai qualcosa delle connessioni italiane? Sorvoliamo, diciamo e vi raccontiamo un'altra cosa di questa serata. Questi due team, i Loctaropan e gli Esox Hexas, sono al loro primo game per quanto riguarda questa fase del campionato, non hanno ancora giocato. Ecco che sta ritornando. bene, dai, ci siamo tutti. Tutto bene, fatto male. Va bene. Allora, riprendiamo. Ok, va bene, ci siamo. Che perché eravamo nel vivo e quindi... Ok, andiamo. E possiamo parlare di questo Muradin. Di questo Muradin, esatto. Muradin è forte contro gli Assassin Melee. Per esempio, Thrall, Illidan... Sonia?
Sonia Ni. Ni, ok. Okay. Contro Alarak, contro... Vabbè, queste tre pick già vanno bene. Ma ce ne sono tante altre. Comunque, contro gli assassini melee, principalmente. E quello che avevano visto per ora i Loktar e Loktaroban erano soltanto due ranged, vecchieri ranged, Ulda ne parla. Sì. Quindi... Diciamo che è stato un po' prematuro partire con la con una preventiva risposta a Muradin non sapendo quale sarebbe poi stato effettivamente il decorso dei... Anche perché forse arrivati a quel punto, io credo che un Greymen... Un Greymen, anche un Maltel per esempio. Anche un Maltel. Con un double tank, con Uther dietro, potrebbe fare dei disastri. Ok, benissimo, ci siamo, Uther. Ma oramai hanno piccato Muradin, quindi se lo terranno. Eh sì. Vediamo un po'. Ti ritrovo, credo di averlo già letto, Leo, qui da qualche parte. Forse su StarCraft, può essere. Comunque sia. Ok, okay, ci stiamo avvicinando al momento di prima. A questo punto Maltel diventa un... Buon diventa interessante, eh sì, anche proprio per gli Ezox, tra l'altro. Sì. Maltel, sicuramente devono fare il main tank. Mm-hmm. Beh, questo certo. E affiancarci possibilmente il solo laner, come potrebbe essere Maltel. Ma hanno aperte tante opzioni, in realtà. Sì. Hanno Sonia, che è molto buona in questa mappa. Mm-mm. Come la vedresti una Kerrigan, dovessero osare? Kerrigan, per esempio, renderebbe Muradin una pick efficace. Mm, è okay. Un altro tipo di melee che sì. Soffre Muradin. Quindi arrivati a questo punto, consapevoli del fatto che di là hanno Muradin, probabilmente dovrebbero proprio optare per una Sonia o per un Maltael, che Maltael insomma va a nozze con Muradin dall'altra parte. Varian, Leoric, Leoric è anche una buona. Ok, Leoric. Allora, diciamo che Varian è un personaggio che... nelle prime fasi di gioco non dà tanto, mm-hmm, sì. Non dà quasi nulla, dà giusto sì. Insomma, qualcuno che prende danni, basta. Sì. Però dal 10 in poi con il taunt diventa un personaggio fastidioso. Okay? Sai cosa stavo pensando, Fatal? Mm-hmm. Che per ora dall'altra parte manca un cleanse. Manca un cleanse, questo è vero. E... Quindi forse dopo il 10 vorranno sfruttare questa cosa. Certo è che Nearly... se sono in grado di fare delle buone rotazioni, in teoria hanno Gul'dan che sopperisce alla mancanza di wave clear di Varian. Il problema è che fai il taunt su chi? Su Muradin non muore, su Anub non credo riusciranno a ucciderlo. Se arriva nella backline, ha comunque... Mm-hmm. Cioè, c'è comunque. Siamo pronti con lo stamp, giusto? Anub e Muradin, certamente. Già molto bene. Quindi, non so, vedremo se riusciranno a sfruttare questa pick e soprattutto se Leoric riuscirà ad essere d'impatto. A mio parere è un buon game per Leoric. Mm-hmm. Può fare tanto, può dare tanto, ma soprattutto Vale e Gul'dan potrebbero fare la differenza in questo game. Certo, ricordiamo che infatti questa è una delle mappe preferite di Leoric, tra sì. L'altro. Sì. Sì. Vediamo, vediamo. Andiamo a vedere come se la giocheranno. Questi due team che sono Ezox, ripeto i nomi così cerco di memorizzarli bene. I Loktaroban contro Ezox. Ezox? Exas. No. Ezox. Exas. Exas. Non abbiamo. Abbiamo passato via la fase in cui avevano la possibilità di swappare i personaggi oppure semplicemente l'hanno fatto loro velocemente, giusto? Perché non sì, probabilmente sì, ok, sì, perfetto, perfetto. Benissimo. Dicevamo, questa è una buona mappa per Leoric. Perché Fatal? Che cosa accade all'interno degli altari dopo il livello 13 per Leoric? Dopo il livello... Ah, beh. Perché Leoric, come ben sapete, ha un talento a livello 13 che riduce i danni di tutti i personaggi che oltrepassa in forma di fantasma quando preme la F. Sì. E insomma...
è abbastanza fastidioso negli altari perché essendo tutti clampati. Esatto, si tende ovviamente ad entrare tutti quanti insieme nell'altare, ma vedremo un po' come la Andiamo giocheranno. Andiamo a presenta tre. presentare il team di sinistra, i Loctaro Pan. Abbiamo Roiz, il caduto, su Anubarak, Leovil su Muradin, Break con Falstaff, Mr. Paulins con Auriel e Mr. Sanzonate con Kel'Thas. Dall'altro lato vediamo Varian giocato da King, Leoric da Alucard, Bresaola viva nei panni di Balla o Balla nei panni di Bresaola viva, Gul'dan, Godazzo e per finire Uther giocato da Elphegus. Vediamo subito, oh mio Dio, cos'è? Una gank da 5 immortali. Attenzione! Attenzione, potrebbe rivelarsi fastidiosa, Balla però fa il giro safe Ok. e non subisce questa gank, riesce a schivarla. Laggo, perché? Tutto a posto? Ci Sì. siamo? Molto bene, questa gank è mancata. Muradin aggressivo su Varian, nulla di fatto, sopravvive, non c'è il follow da parte di Anub e come si dispongono? Dispongono Falstaff top contro Leoric e Sì. quindi optano per una quad lane che ruota tra Mirka e Nott. Lagghicchio comunque, non credo di essere io. Ci sono, chiediamo se ci sono dei problemi anche in streaming. Ok, comunque. Eventualmente. E continuano la rotation. Ok, io dovrei essere a posto. Va bene. A differenza di quello che abbiamo detto noi all'inizio, Sì. ovvero Gul'dan, Balla, che hanno tanto wave clear per fare questo lavoro qui che stanno facendo i Loctaro Pan, Sì. stanno vincendo la rotation proprio i Loctaro Pan. Quindi, grazie a Kel'Thas, tra l'altro. Esatto, ma perché a differenza dei loro avversari, a differenza degli Esox, loro stanno proprio ruotando in quattro, li Sì, vediamo stanno proprio rotando coordinati e in quattro. stanno facendo questo lavoro di pulizia delle lane. Gli Esox sembrano un attimo indecisi, forse adesso vediamo questo Uther da solo in mid Elphegus. lane che Lasciato da viene. solo. Eh Forse sì, sopravvive e no. no, non ce la farà. Troppi sì. Diciamo che questa rotazione ha ripagato la rotazione da parte dei Loctaro Pan. Adesso gruppo in 5 addirittura Anche per perché, 3 cosa non contro da poco, hanno fatto perdere dell'esperienza mid. D'altro canto, loro stanno perdendo quell'esperienza bot. Vediamo, quella lane bot viene completamente persa del tutto. Ora i due team si apprestano a fightare entrambi all'interno dell'altare. Diciamo che è una scelta non ottimale per entrambi i team, ma comunque, ok, parte la fight, Muradin stunnato, jumpa via. Anub decide di prendere ancora qualche danno prima di andare via, invece non rimane, tranquillo, va bene così. Vanno su Gul'dan, fuori posizione e cade purtroppo. Il resto del team era già dentro l'altare mentre lui era rimasto fuori. Ma attenzione, Anub preso da Varian e Uther e sopravvive, incredibile. Anche prende dei danni da parte di Balla purtroppo. Counter kill su Falstad che si overestende. Diciamo che questa danza è stata abbastanza frenetica. Sì. Abbiamo visto dei carry andare lì, insomma, Madonna, continuano le fight, io non so cosa dire, continuano a combattere. Ancora, Varian spiccia ai teschietti Muradin che si salva, un po' di confusione diciamo che. Un po' di confusione iniziale, però gli Esox si stanno portando avanti per quanto riguarda questa prima fase dei teschi. Sì, e se la giudicano. Dei crippettini anche, non sono teschi. I teschi li abbiamo in Ripetus. miniera. No, sono E gli se lo scheletri. aggiudicano. Vediamo ora come gestiranno il primo Punisher. Non sono riusciti a farlo saltare al di là dei cancelli. Il team dei Loctar. Cosa che è giustissima da fare e spero, insomma, Attenzione, questo Gul'dan bello aggressivo. bisognerebbe far saltare il Punisher sempre dietro al muro per poterlo buttare giù prima, sfruttando i Sì. danni della torre e del forte, cosa che non è stata fatta purtroppo.
Ma vedremo un che po'. cosa possiamo dire per quanto riguarda invece la scelta dei talenti? Abbiamo tutti i talenti standard? C'è qualcosa che ci sorprende? No, direi che attualmente tutti i talenti standard, sì. Sì, non vediamo nulla di particolarmente stravagante. No, anche Leoric va per il wave clear al 4 e sì, è standard, diciamo, per giocare la mappa, insomma. Certo, c'è Ok. la possibilità su Aurel, volendo, di modificare il talento di livello 1 in alcuni casi, ma Ma qui questo vediamo. forse non è il Esatto, caso, diciamo. esatto, esatto. Ok, attivano un easy camp gli Aatrox e decidono di pushare in 3 con Sul'dan, Scooter e Varian. Dovrebbero pushare, sì, esattamente. The Adesso mi Bullet non va. sembra, tra l'altro, che la situazione delle lane si sia un attimo ristabilita. Se in apertura i Loktar erano riusciti a dominare con una buona rotazione, ora vediamo che tutte e tre le lane invece sono più o meno in pareggio, anzi direi un leggero vantaggio per quanto riguarda il team degli Aatrox. Diciamo che, come avevo accennato prima, c'è un po' di confusione perché è vero, all'inizio hanno ruotato bene i Loktaro Pan tra la mid e la bot, quando in 5 addirittura prima dei propri Attenzione, che avversari. succede, bot? Bottom niente, un easy camp, Un muore easy camp fa muore controlla. di iniziare un attimo affacciato, però Sì, giustamente ha giusto per fargli deciso. sapere che li stava guardando. Esatto, e Keltas sta provando a E fare un hard Keltas. camp. Oh, l'hanno Ah, fermato. stanno timando il campo. Bravi, bravi. Queste cose ci piacciono. Vedere queste cose è sempre interessante. Adesso abbiamo una situazione di parità dove Falz utilizza il suo volo per depushare questo campo qui. E Falstad ha quindi. usato la Z e quindi non sarà Sì. disponibile a breve per quanto riguarda la fase degli altari. Entrambi i team, tra l'altro, si approcciano al 10 più o meno contemporaneamente. C'è un leggero vantaggio per quanto riguarda il team degli Aatrox. Sarà fatale questo vantaggio? vedremo un po'. Si avvicinano, mancano gli ultimi 10 Falstad viene decide, tra l'altro, di Sul'dan. salire. E Buono Sul'dan e questo. Anub viene daivato da Gul'dan viene daivato da Anub e, come dicevamo all'inizio, Anub quando vuole può raggiungere Gul'dan e ingaggiarlo. Basta un po' di follow up da parte del proprio Sì, team, sì. quindi con Falstad e Sai, Keltas. Fatal, stavo per dire che non capivo questa scelta di Falstad di non socare la bot lane per avvicinarsi prima al 10, perché se hai notato ha lasciato stare la wave ed è direttamente salito. Tuttavia, in questo caso specifico, la sua scelta ha pagato in quanto sono riusciti a fare la kill su Gul'dan. Però gli Aatrox, solo tre miseri. Sì, Tre penso che miseri Leoric piccoli, riusciranno a prenderli? Ne penso che adesso andranno in cercheranno di prenderli. Ne mancano due, attenzione, mancano due su due. due. Molto co Scooter qua attenzione, il dentro. ghast. E Oh, buon dash da parte di niente. Brave. Non Ottimo ce la dash. fanno. Sì. Sì, che Attenzione, Divine Shield su Gul'dan. Pillar da 4 e di nuovo il salto del Punisher fuori. Ah. Era una situazione, come dire, stava volgendo al meglio per Aatrox, ma non sono riusciti. Secondo me si fa paura. Hanno avuto paura e adesso vanno su Varian e non credo ci sia molto da fare da questo Varian. Il Punisher sta per saltare di nuovo, ma attenzione Buono il Keltas. flank di Valla. Sì, anche niente, Varian Varian non uccella. si salva. Esatto, era abbastanza improbabile. Ok, Però, c'è. sì. Poi Prego. che stavo vedendo l'azione aggressiva di Dianub che era entrato. Allora, c'è da Wow. dire Sì, che dimmi, dimmi. in queste fasi qui pushare in 5 e difendere in 5 non è mai conveniente. Non sarebbe mai l'ideale, No? esatto. Poi spiegheremo anche il perché a Beh, game concluso. giusto per, insomma, fare un commentino, perché nelle altre due lane scoperte, in questo caso bot e top, si perde l'XP. E perdere quella XP è un gran danno. È gran parte del danno, ecco. Diciamo che nelle fasi iniziali di gioco, quando il tuo team riesce a conquistare un obiettivo, sarebbe importante sfruttare questo obiettivo non solo per un push estremo fatto da 5 componenti del team, ma anche per prendersi la libertà di guadagnare dei livelli socando
coprendo le altre lane. Vediamo che adesso i Loctaro fan decidono di pushare in 5 con il campo, hanno anche il livello 13, quindi in una possibile fight sarebbero in vantaggio di un talento, ma attenzione, parte la battuta loro. Ottimo Gust! Quindi hanno scambiato il Maesigas per la tomba, ma Mura di Naft ha utilizzato anche l'Avatar, quindi... Quindi tu dici che forse il Gust in quella situazione non era indispensabile? No, andava bene il Gust, ma probabilmente avrebbe potuto tenere l'Avatar. L'Avatar, ok, ma, sì. Nonostante, sono riuscito a prendere un forte che è comunque un obiettivo, insomma, della mappa. E si apre la mappa prendendo il forte. C'è possibilità di giocare più aggressivi e quant'altro. Anup decide di regolare, vanno sempre per l'arco, Diciamo tra l'altro, organizzati, sì, sì, sempre prima dell'obiettivo della mappa. Esatto, perché l'utilità dei campi non è semplicemente quella di siggiare, di fare dei danni alle strutture nei momenti di pausa, ma anche nei momenti chiave, ovvero poco prima di un altare, come in questo caso. Adesso il team degli Esox ad un certo punto dovrà fare delle scelte. Dovrà decidere se difendere top o se rimanere tutti uniti nell'altare. Attenzione, Anub aggressivo, si posiziona, cerca Gul'dan. Sta arrivando anche Falstad. Va sulle oriche, attenzione. Fight con un talenti in parità, quindi è una buona fight per entrambi i team. Attenzione, Mura di Rimain, aggressivo, spalla, oh mio Dio, Flame 33, diventa spalla. Che si salva miracolosamente, Cocoon da parte di Anub su Gul'dan, dentro lo isola. E quel Gul'dan. Ma penso che non è abbastanza. Sì, non è abbastanza. Forse prima era. Prego. Era decisamente un po' out. Cioè, era quel Gul'dan. Il problema è quello. Anub sì. Va su Gul'dan quando vuole. Quindi se il proprio team non riesce a difenderlo, non può farci tanto. Forse avrebbe, non lo so, mi sarei aspettata una posizione un po' più coesa rispetto al proprio team. Sicuramente, però come dire, magari un cleanse da parte di Uther che non c'è, oppure anche un Divine Shield, ma l'ha dovuto utilizzare. Il Divine era già stato utilizzato, esatto. E timerare il cleanse sul Cocoon non è mai semplice, bisogna essere onesti. Cioè nel senso, avrebbe potuto probabilmente salvarlo dallo stun. Gul'dan con i riflessi pronti avrebbe potuto lanciare il Fear, ma dal Cocoon probabilmente. Fatto. Ok, sì. Questa volta sì, fanno saltare il Punisher all'interno. Sì, appunto dovrebbero riuscire a difenderlo senza perdere il clip. Però attenzione, potrebbe partire la fight. Uther è aggressivo, una falsa che pretende per fare ciò e non ci lascia le penne. Falsa dava ancora più aggressivo. Ringaggiano su Uther, vogliono quell'Uther a tutti i costi e lo uccidono. Cocoon su Gul'dan. Anub in mezzo e a questo punto corso. Hanno tre livelli di vantaggio, tre però c'è ancora vantaggio. C'è ancora il keep da portare a casa. E il keep anche se è stato completato. Cercano ancora di ingaggiare, se c'è un po' di indecisione, vorrebbero beccare. Sono indecisi, stanno riflettendo sul fatto se possono chiudere, però personalmente credo non possano chiudere. Gli avversari hanno tutte le ultimate up e è troppo rischioso. Diciamo infatti che... saggiamente. In quella tornano lì c'è sempre, come dire, la possibilità di throware la partita, di rovinare la partita e non mi sembra il caso, si sì, avanti di ben tre livelli, quindi anche un talento, un totale controllo della mappa, non c'è bisogno di provare a fare la giocata pazza, ecco. Esatto. Detto beh, questo, per i Loctaro Pan si mette bene Fatal, hanno appena preso un keep, adesso possono addirittura arrivare aggressivi e contestare questo hard. Contestano l'hard, Mightygast per disingaggiare, ma ci sono ottima la kill su Varian. E adesso devono decidere se potrebbero prendere anche questo keep. Sì. O comunque di sicuro torre. Le due torri hanno i cancelli aperti, vediamo un po' come si mette. Attenzione, divano, attenzione, nuovo su Gul'dan. Che però ha il Fear. Gul'dan comunque sta soffrendo tanto a Nubarak. Sì. Proprio tanto, è da inizio game che calza in testa e non riesce a counterplayare in nessun modo.
E se aggiudicano anche questo punto, i Lautaro fanno rientrano, attenzione, attenzione, Anub inarrestabile. Playmaker. Playmaker della partita, veramente. Varian, Divine scende su Varian, forse si salva, ma vanno su Anub. No, prendono entrambi. Prendono entrambi, inarrestabile. E questo Cocoon. Provano a chiudere. E dopo dovrebbe essere che spieghi tre morti, Uther, Leoric. Esatto, esatto. Nulla contro questo push da 5 con l'Hard Camp. E Auriel ha ancora, in caso la Aegis dovesse servire. GG, signori. Non credo di aver visto una Aegis da parte di Auriel. No, 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 no. È il primo ed è stato utilizzato alla fine. Così. For fun, probabilmente. Allora, sarò onesto, ma... Sì. Non mi aspettavo una partita del genere io. Cioè, così attiva, così piena di... Vero? Gaggi, sì. Soprattutto di 5v5, che a me piacciono i 5v5. Ti piacciono i 5v5? Sì, sì. Va bene, allora, fermiamoci due secondi su questa schermata, commentiamola un momento al volo, così. Vabbè, Anubarak è indiscusso protagonista di questo game, ottimi sempre gli ingaggi su Gul'dan, ottime le iniziative, aggressivo al punto giusto, non è mai stato punito. Infatti vediamo uno score finale di 12-1. Allora... E per quanto riguarda i danni, direi che più o meno comunque i danni dei due team si equivalevano. Non vedo delle significative differenze, tranne forse quella portata da Falstad, ma tutto sommato non è stato un discorso di mancanza di DPS, quanto più di focus e di decisioni prese all'interno del game stesso. Io inizio organizzare la seconda lobby. Va bene. Allora poi quando siete pronti mi fate sapere. Qual è la seconda mappa dove si gioca? Sky Temple. Sky Temple, benissimo. Che dopo questo game qui sarà un giveaway. Esatto. Giusto, perché... Cosa, Jenny? Aspetta. Allora, la ricetta della serata, oltre a dei game della serie B, esatto, perché qui noi siamo dello staff del più di due, quindi andiamo per ricette, signori. Prevedono un giveaway. Per poter partecipare, vi ricordo di mettere il follow al canale, d'accordo? E poi di scrivere il comando giveaway in chat. L'estrazione verrà fatta dopo il secondo match. E abbiamo il giveaway di uno Steam Pack da 3 giorni. Per il primo sarà questo. Ma ricordami una cosa, io posso ricevere il giveaway? Tu guarda, non partecipare perché non si fa, ecco. Perché non si fa? Non è etico, allora. Ma io ho messo il giveaway, però. Era titolo informativo. Era titolo, sì, so, okay. mostrava come si fa. Adesso lo faccio pure io. Bene, che dire di questo primo game? Assolutamente soddisfacente, pick sensatissime, abbiamo visto un draft coerente, abbiamo visto entrambi i team che si sono preoccupati sia dell'obiettivo sia della possibilità di soccare le lane. Il team dei Loctar aveva quella marcia in più data da Falstad, ovvero dalla possibilità di dividersi rispetto al proprio team per soccare. Va detto che non è stata utilizzata, non come avrebbe potuto. Infatti spesso e volentieri abbiamo visto delle situazioni di 5v5, erano spesso tutti nella stessa lane a difendere o a contestare l'obiettivo o a pushare con l'obiettivo, e forse questa è l'unica piccola nota di demerito, che però va detto, se portata avanti con coerenza, se il team è forte nei suoi movimenti, alla fine può anche dare i suoi frutti. Può essere modificata leggermente, però insomma
in questi casi abbiamo visto in questo game alla fine entrambi i team si sono mossi nella stessa maniera. Probabilmente se uno dei due team avesse avuto l'accortezza di tenere sotto controllo anche l'esperienza, il soaking nelle altre lane, forse questo game avrebbe avuto qualcosa in più da dire rispetto a come è andata. Però abbiamo visto che il modo in cui si sono mossi è stato abbastanza speculare, ecco. Ok, con i team, bene, Jenny. Dimmi tutto. Allora, diamo intanto, finché tu prepari il draft, uno sguardo anche alla classifica della Serie B. Questi, come abbiamo detto, sono i primi game, sia per gli Esox, sia per i Lautaro Pan. Hanno già giocato degli altri team che questa sera non vedremo, perché ricordiamo che il secondo game di questa serata sarà il Sexy Panda contro gli Aristocazzi. Che nome, signori, che nome. Oggi pomeriggio ci siamo fatti due risate sulla combinazione di questo nome, perché è stato... E la cosa di... Adesso vi svegliamo anche dei piccoli retroscena. Ci siamo detti, ma come si pronuncerà? Come lo diciamo per non risultare ambigui? E io lo pronuncio così, no, ma va detto cos'ha? Quindi... Io avevo proposto una ristorante. Un Aristorazzi, esatto. Io ho detto, no, non è professionale non pronunciare correttamente il nome dei team. Allora, ragazzi, avete capito che dopo questo game ci sarà il giveaway. Per partecipare, mi raccomando, mettete il follow al canale, scrivete nella chat giveaway e dopo il secondo game procederemo per l'estrazione di uno steam pack da 3 giorni. Fatal, siamo pronti? Yes. Allora. Allora. Tazzo con... Mi hai invertito il team? No. Come no? Il signor Royce era dall'altra parte, era nel team 1 prima. Fate ordine. Sì, facciamo ordine tutti. Esatto, perché altrimenti voi... Ah, giusto, io devo anche... aggiornare le grafiche. Vedete quante cose bisogna fare per... Datemi un secondo che sistemo anche questa cosa. Benissimo, allora io voglio il Lautaro Pan a sinistra. Tu hai Lautaro Pan a sinistra. E certo, come prima, tale e quale a prima. Allora, io devo scambiare un bel paio di... Esatto, perché... perché non si scambiano i team così. Ok, Allora. Con il Figus. Va bene, per fortuna nel team non si... Ah, potevo anche stare zitta, tanto non si era visto nulla dall'altra parte. Ma vedi che ancora queste... Allora, queste cose, queste... Mi sfuggono questi piccoli retroscena, insomma, io devo imparare quando non serve. Non okay. Serve scoprirli. Okay. Tutto in ordine. Abbiamo tutto in ordine. Sì. Qui abbiamo visto la classifica. Ah, beh, a questo punto, visto che abbiamo un Krios in chat, io lo chiedo in diretta, perché oggi c'è un'altra domanda che mi ero fatta e non ero riuscita a rispondermi. Poi, se vuoi lasciare la risposta in chat, così poi la leggiamo. Quando noi guardiamo questa classifica è abbastanza intuitivo. La prima colonna è dei punti, vittorie, pareggi, sconfitte. Per cosa sta... U di Udine e M e il rapporto UM, noi abbiamo ipotizzato uccisioni e morti. È corretto? È quel tipo... Stiamo parlando di questo, ma poi Krios con calma risponderà in chat. Va bene, ok. Noi siamo pronti qui? Sì, piccolo spot per noi. Piccolo spot per noi, così, al volo. Allora. Beh, mentre prepari lo spot, ricordiamo che dopo questo game qui ci sarà
l'estrazione del giveaway. Per partecipare al giveaway basta mettere il follow sul canale e scrivere giveaway in chat, come abbiamo fatto vedere prima, e come insomma anche in tutti gli altri canali di Twitch funziona così: punto esclamativo giveaway e funziona, ok? Va bene, ok. Piccolo spot per noi, ci vediamo tra poco con l'inizio del secondo game. Benissimo, eccoci qua. Cogliamo l'occasione per ringraziare la Razer, appunto, che sostiene questo progetto, e il clan dei Gaming Center. Tutto pronto, Fatal? Sì. Ok. E allora andiamo con questo secondo game. Vediamo un po' come ci si diranno questa volta il draft di due team, se sarà di nuovo un draft di risposta, soprattutto con i ban, oppure daranno priorità magari a personaggi con global, come The Aka, Abatur, Falstad. Vediamo un po'. Certo è che la noob di prima ha dato parecchie grane al team degli Aatrox, e insomma me ne guarderei bene dal giocarci contro. Dici che potrebbe essere addirittura un ban mirato? Sì, l'hanno veramente sofferto tanto. C'era anche Muradin che seguiva su Anub, va bene? Però Anub faceva gran parte del lavoro, dettava lui gli ingaggi, come dovevano andare. Sì. Era lui a, come dire, l'asticella, come si chiama, insomma, l'equilibrio. Il timone, la colonna portante. Leoric first ban. Che sia per la partita di prima, però direi che Leoric non è stato un gran problema alla fine. No, non lo è stato. Forse hanno in mente di costruire un draft attorno. Ora magari è un counter ban in anticipo. Vedremo un po'. Vediamo, quindi magari un Cho'Gall. Area di Cho'Gall. Un Arthas. O di nuovo Muradin, probabilmente. Magari Leoric ha dato fastidio a Muradin, quindi pensano di doverlo togliere, non so. Certo è che non è un ban così popolare, soprattutto in questa mappa, non si banna quasi mai, diciamo, però Esatto. se c'è una strategia dietro, qualsiasi ban può essere viabile, quindi Garrosh lo vediamo più o meno sempre bannato perché è un pick molto fastidioso, giusto? È uno di quei pick che se giocato con criterio e soprattutto se non saputo counterare può dare dei seri problemi anche in early game. Addirittura apertura con Anub, non c'è spazio per nessun come dire, ban. sai bene, no? Quando Squadra si che vince non vince, si non si scherza. cambia. E Anub ha giocato veramente forte, quindi ci sta. È comunque un buon personaggio in generale. Cioè, va bene con diversi tipi di composition, quindi, e gioca bene contro tanti eroi. Esatto. E vedremo come risponderanno questa volta al ban di Anub. Sicuramente non piccheranno Gul'dan adesso.
cioè, non lo picchierei, forse loro. Dopo il game di prima, magari qualcosa per il Cocoon e vediamo una Liming che... Liming Rengar, due ottimi personaggi. Liming credo sia per il Cocoon, Può essere una risposta al Cocoon, è vero. sì, però come dire, magari avrebbero potuto aspettare ancora un po' con la pick di Liming, perché adesso se il team dei Lotaro Fan picca un altro tank, ok, e ne banno un altro, già fuori dal tavolo vanno via ben 5 tank. Perché Leoric è bannato, Garrosh è bannato, avevano piccato, metti un possibile ETC da parte di Lotaro Fan, lascerebbero veramente poca scelta al team degli Aesops. Quindi vediamo un po', vediamo. Secondo te riproporranno Falstad? Perché ricordiamolo, anche Falstad ha fatto comunque un buon game, ha fatto degli ottimi gust, sono stati decisivi. Genji Ude. Attenzione, che bello! Allora, Applauso! sarò ancora più onesto di prima riguardo al Sì. tattico. Non mi aspettavo di vedere stasera un Genji Ude, ma smentito subito, quindi. Quindi siamo molto contenti di vedere questi team usare e Spero sia provare. Dragon Blade, però voglio E la beh, Dragon. vedremo, vedremo. Dragon Blade. Perché Fatal, la coppiata Genji Uther, fa così paura? O comunque è così efficace se giocata propriamente? Perché sappiamo tutti che Genji in Dragon Blade riesce a fare un sacco di danni AOE Sì. e se prende una kill semplicemente la fight è finta perché ammazza tutti gli altri. Attenzione, vedi il ban sui tank e bannano i tank. Sì. Dall'altro lato bannano Falstad, un ban intelligente. Schietterpole è Esatto. un'ottima mappa per Falstad e i Doctor Fan l'hanno giocato prima, quindi sa Sì, tutto e. forse non avrei così tanta paura di Varian, in effetti. Credo Sì. che un ban differente, un ETC, un DH, sia più Io direi un ETC, appropriato. sai? Un ETC, sì. Sono Ciononostante, vediamo che Lotaro Fan hanno preso tre personaggi che indecisi. giocano veramente bene insieme. Esatto, è Hanno potuto vero. ingaggiare, mettere nel cocoon magari un Rengar o il main tank e Genji Daiva, cioè va in mezzo agli avversari insieme ad Hanub, quindi segue l'azione. Sì. Rispetto ad un Muradin, per esempio, di prima, avessero avuto Genji, che però con Auril non gioca tanto bene, ma Genji segue benissimo Anub. Beh, forse prima senza Muradin però mancavano un pizzico di presenza, insomma, avrebbero dovuto fare delle altre scelte. Vedremo se riproporranno. Probabilmente, secondo me, credo opteranno per un altro tank solido, visto il loro stile di gioco precedente. E magari, sai, alla fine la scelta di un Muradin piuttosto di un ETC a volte sono anche dettate dal fatto che si preferisce prendere un personaggio con i quali ci si sente più a proprio agio. Magari un ETC avrebbe fatto un lavoro migliore. Sì, però se io mi sento più a mio agio con Muradin, forse non è del tutto sbagliato che io lo giochi, fin tanto che non alleno e non miglioro il mio ETC. Giustissimo, D'accordo? giustissimo. Gli Aesox ci ripropongono Varian. Varian balla. Esatto, come prima. Ok, diciamo che questa volta Varian ha un buon carry dietro le spalle, ovvero Liming, perché a differenza di Gul'dan, Liming ha più burst damage, quindi Varian Con può il countare, taunt, sì, esatto, può iniziare il ok. taunt su un target e Liming può In semplicemente combo con utilizzare Valla, sì, che già l'esperta. Valla, insomma, anche perché prima Valla è stata giocata comunque con la Q-Build e con Esatto. la Rein, quindi in teoria anche prima un Solo incipit, che una proposta di combo avrebbe potuto esserci. a differenza del game precedentemente visto, Uther è Sì? munito di cleanse, Avril no. Quindi questa volta avranno anche il cleanse Sì. per insomma cercare di counter-ingaggiare gli Aesox. Quindi vedremo un po'. Soprattutto sono curioso della last pick. Dovrebbero prendere qualcosa, credo un altro melee, oppure Tassadar.
Anche un Deaca non gioca Sì, anche male. Deaca è molto forte, Però, quindi. credo, vedendo il loro stile di gioco prima, probabilmente ci proporranno esatto un tank solido. Era quello che mi Eina aspettavo. ADC. Attenzione, io. Avrei un po' paura della possibilità di una Mosh con Clancy, un Ring, Sì. un Genji che salta dentro e nel frattempo Anub che ha messo in cocoon Rengar. Lo dico così, Lo dico così. Dovesse Non so, uscire qualcosa del è genere. una comp che fa paura, quella dell'Octaro Pan. Hanno tanto pass damage, Già da possibilità di. subito, già da Già sì, già dal subito. livello 1. Perché Con ricordiamolo ETC che, Aina. esatto, una slide di ETC seguita da uno stun di Uther e da una storm di Jaina, insomma, non è piacevole. Ecco, se poi Genji è lì pronto ad entrare con una E. E a questo Carini. punto gli Aesox Hexas, non lo so, che cosa potrebbero fare per mettere delle pezze a questo draft così aggressivo? Un Tassadar, un secondo healer forse, Brightwing, Malta, non so. Penso che Deaga avrebbe potuto contribuire tanto. Deaca, tu avresti Sì. optato per un Deaca? Io forse sarei andata con un secondo healer. Non so, direi. Con Deaca diciamo che avevi la possibilità di giocare di più la mappa magari. Di splittare, Esatto. di dividere, però va anche detto che questi non sono due team che prima ci hanno mostrato l'intenzione di dividersi, ok, per Sì. tenere sotto controllo le altre lane. Hanno uno stile di gioco che tende a concentrarsi sugli obiettivi. A maggior ragione direi che il team dei Aesox, scusate, dei Loctaro Pan è molto avvantaggiato in questo È draft. favorito in questo Sì, molto draft. favorito, sicuramente. E Martell non Ok. vedo come possa sopravvivere prima del 10, a dirla tutta. Cioè, dovrebbe essere. Se entra in fight, si prende 3 stun e muore. No, Sì, non io so. forse per questo, vuoi per lo stile di gioco, vuoi per. Avrei visto meglio un secondo healer, ma andremo a vedere un attimo questi team, che cosa ci Speriamo non faccia la stessa propongono. fine di Gul'dan, Master. Comunque. Va bene, allora signori, come prima, per il team di sinistra abbiamo i Loctaro Pan e abbiamo Royz che ci ripropone Anubarak, Break con Genji e Leovil su ETC, Mr. Paulins con Uther e Mr. Sanzonite con Jaina. Invece per il team degli Aesox vediamo un Varian giocato di nuovo da King, Rengar da Eltigus, Bresaola Viva di nuovo su palla, Martell, Alucard e Li Ming giocata da Dotazzo. Vediamo che i due team si apprestano a muoversi di gruppo in 5, soprattutto i Loctaro Subito Pan. un contest, sì, contendono la La vision. Vision, sì. Martell decide saggiamente di non avvicinarsi, scelta rispettabile quella di Alucard, e vedremo se ruoteranno di nuovo questi Loctaro Pan come il game precedente oppure giocheranno più sulle rotation da kill magari. Li vediamo che già si spostano in quattro, quindi iniziano il loro inizio di partita è simile a quello su Infernal Shrines. Stanno compatti, mi piace questo, perché comunque sia giocare sempre, come dire, almeno tre personaggi insieme rendono la rotation solida. Loro addirittura lo fanno in quattro, quindi non lasciano spazio agli avversari di una possibile gank magari su di loro, una kill, anzi, Sì, se gli provano a Aesox, contestare. esattamente come prima, adottano un approccio differente. Lasciano una persona in lane e il resto del team, gli altri due si muovono. Vediamo top cosa provano Sì, a una Li Ming che prova la gank su Genji, fare. ma Ma non è un buon no, target. Genji soprattutto se non hai degli stun con te è difficilissimo da uccidere, può andare via quando vuole. Continuano la rotation per pulire la wave bottom, bravi in questo Bravi, sì, caso. questa è una buona iniziativa, non perdere il soaking, malgrado gli altari siano già attivi. Sì, vediamo che rispondono bene comunque anche gli Aesox, attivando entrambi gli altari, i templi. Oh, no, Varian, non si fa.
questo ha perso circa 2 o 3 shot, prendendosi quello stun lì purtroppo. Però... e vediamo che adesso si muovono in 4 però per contestare. Probabilmente, esatto, gli Azog sono costretti a rinunciare almeno ad uno dei due tempi, perché i Loctar sono arrivati aggressivi e tuttavia durante questa fase si sono assicurati incontestati il tempio top. E Valla, guardiamola sotto. Sì. Sta pushando e questo vantaggio di XP è dato proprio da questo e dai primi shot presi da parte degli Azog. Diciamo che, come il game di prima, i Loctaropan ruotano bene all'inizio, ok? Però poi al primo obiettivo perdono in XP, mancano, perdono del pizzico, esatto. Adesso vediamo, sono quel quasi mezzo livello di svantaggio, che però può essere recuperato facilmente. Vediamo a seconda di come si muoveranno nei prossimi minuti. Attenzione, gli Azog attivano già l'Hard Camp, che ricordiamolo, in questa mappa ha un ruolo abbastanza importante quando c'è bisogno di contestare il tempio che tra poco spawnerà bot. Perché Fatal? Perché obbliga il team avversario a dover depushare quel campo. Se a non fare una scelta, vero? Esatto. Quindi lasciare almeno un membro del team a difendere, se no il forte va giù. O comunque le torri, quello che c'è. Però e in questo caso, qui... esatto. Che cosa c'era di diverso? Perché non è stata male questa scelta? Perché il forte era già a metà vita. Mm-hmm. Quindi attivare questo hard così presto ha permesso agli Azog di semplicemente assicurarlo. E poi voglio fare anche un'osservazione ulteriore. Che i Loctaropan, a parte Jaina, non hanno un buonissimo wave clear. Sì, hanno veramente... fanno fatica a tenere puliti i campi, le lane. Infatti vediamo che hanno proprio l'esigenza spesso di spostarsi bene in 4 per fare quel lavoro. Sì. Non hanno un personaggio come Valla che può rimanere da solo e in relativamente poco tempo pulire una wave. Quindi soffriranno un po' da questo punto di vista. Direi che però dal 10 in poi... Mm-hmm. Credo che TC in questo game piccherà lo stage dive, quindi sì, potrebbero avere uno speed push potential. Vediamo tra l'altro al volo, a proposito di talenti, che questo Uther decide di prendere il cleanse, e credo sia una buona scelta. Comunque, sia per... sono splittati in 3 i Loctaropan, ne hanno 3 dentro, Marian va su Uther e sono... buono. Tanto rischio, mentre Paolo se muore da un pallone da parte di Liming, grande totazzo. Con la build sul pallone, tra l'altro. Vabbè, è ok. Va bene. E questa kill qui assicura l'obiettivo ai Loctaropan, tra l'altro. E permette adesso a Maltel di poter ruotare e magari difendere questo hard camp che sta facendo il lavoro che abbiamo detto prima. Ovvero prendere il muro a gratis e forzare una protection da parte del team avversario. Direi situazione di stallo per ora, nella misura in cui gli Azog continuano a mantenere il loro mezzo livello di vantaggio che avevano conquistato all'inizio. Qui con la kill che sono riusciti a portare a casa bot lo hanno confermato. E anzi, forse un pelino stanno staccando ulteriormente gli avversari. Ora vediamo se in qualche modo il fatto che prenderanno il livello 10 prima... Vediamo subito l'aggressione e i danni di Genji. E si salva per poco, attenzione, è una fight senza livello 10, ma Arupo, grandissimo Arupo, che flanca, riesce a chiudere la kill su Valla, nonostante la situazione fosse una situazione veramente sfavorevole, ovvero livello 10 contro 9, quindi niente ultimate per un team, mentre l'altro munito di ultimate, e il team con... Infatti mi sono zittita subito, stavo per dire, riusciranno a sfruttare il 10, invece guarda lì che cosa ti combina l'Anub, che arriva da dietro Si riconferma per adesso, insomma, grandi giocate da parte di Royce con il suo Anub meccanico. E che dire, hanno recuperato le XP, o quantomeno, hanno ottenuto un po' di respiro adesso in questo game, grazie a questa kill. Cosa mi dici? Vedi, ok, ETC ha preso stage dive, come avevamo detto, per lo stage push.
Anche perché aveva già visto la ultimate da parte di Liming e anche di Valla. Valla e Liming sono due ottimi counter alla Mosh Pit. È possibile bloccarla facilmente. Sì. Attenzione, vanno aggressivi per questo Easy Camp. Gli Aesop sono splittati, mamma mia, attenzione. Cocoon su Valla. Zonano Rhaegar, Rhaegar cerca l'Ancestral. Sa di dover tirare l'Ancestral, ma anche il Ring of Frost è timato male. Cioè, nonostante muore. Madonna che ciocca, attenzione. Maltel in ulti, ultimate da 5. Grenji in Dragonblade, ne ammazza uno, ne muore un altro. Gene bassissima, muore da parte di Liming. Trova un reset, forse anche il secondo, no, niente, nulla di fatto. E cade anche Uther. E Leoville, sì, lascia le penne anche Leoville. E si chiude questa esecuzione fight. Un po' pasticciata, direi. Sì, purtroppo sì, si chiude per un 3-2 per gli Aesox. Ma poteva andare molto meglio per entrambi. Assolutamente i team, sì. Nonostante, vediamo che subito, forti dell'aver vinto la fight, vanno a lasciare i due templi. Ottima scelta, stanno... direi. Invece di... a parte che ad un certo punto Liming se ne dovrà andare probabilmente, sì, da lì. Invece rimane? No. Ok. Mi è piaciuta la scelta iniziale che hanno fatto di splittare, di non hanno cercato di fare boss, non hanno cercato nessuna giocata, e però forse avrebbero dovuto lasciare prima quell'altare mid. Hanno usato un po' troppo. E appunto Rhaegar ci lascia le penne purtroppo per cercare di, insomma, sostenere il proprio alleato. Però è una kill che, insomma, qualcuno ha lasciato attenzione. La partita. Resa o la viva? Dove sei? Vediamo un po'. Ok, disconnessione. Ok, aspettiamo. Vediamo un attimo. Vabbè, ne approfitto per guardare un attimo le statistiche. Ha finito il credito. Guardiamo un attimo. Per quanto riguarda le statistiche, direi che c'è una situazione di quasi pareggio, nel senso che, perché dico quasi? Perché con le kill siamo assolutamente in parità. Però vediamo che questa Liming con i suoi danni assolutamente spicca Fatal. Decisamente, tira dei palloni da calcio, da calcio, da basket, tira dei palloni, no, da calcio, aspetta, no, aspetta, aspetta, tira dei palloni da basket, però sta giocando a pallavolo, capito? Capito, là. No, ma fanno pure male, cioè prenditi un pallone da basket sul naso, non è piacevole, allora, ecco. Analizziamo le build. Aspetta, vediamo un attimo di capire se i nostri amici qui, chiediamo giusto al volo, sta tornando, tanto se per... Una notizia, sì. Esatto, io sto scrivendo a tutti, sì, ok. no, perché insomma, queste cose... Ne approfitto, poi andiamo a controllare le build. Signori, portate pazienza se per questa prima serata ci sono delle piccole sbavature, cambi di inquadrature, l'audio un po' così. Sto cercando di cimentarmi sulla regia, è la prima volta che lo faccio, non mi vergogno a dirlo, anzi sono molto contenta di essere qui stasera, e sia io che Fatal ringraziamo tantissimo Krios per averci invitato, per averci fatto... proposto di cazzare la... Esatto, siamo estremamente contenti, davvero. Fa piacere. Esatto, e quindi cogliamo l'occasione. Voi portate pazienza, io imparo, vi prometto che sarà sempre meglio, che per le prossime volte non ci saranno sbavature di sorta, d'accordo? E ok, adesso andiamo un attimo a vedere, appunto, volevamo controllare le build. Sì, mi arrivano delle... Krios ci informa riguardo il risultato dei prossimi due team che andremo a castare, ovvero gli Aristocrazi, o cazzi, insomma, che stanno vincendo contro di 1-0 contro gli Space Chickens, e invece sì, i Fart Riders stanno 1-0 contro i Sexy Panda. Ok, e quindi... non switcho, non faccio vedere la classifica perché non credo che sia aggiornata in diretta, quindi per ora, ma vedo che Krios sta già scrivendo tutto quanto in chat, quindi perfetto così. Va bene, va bene. Ricordiamo a tutti che se mettete follow e scrivete giveaway dopo questo game,
Esatto. Arriverà qualcosa per voi, ovvero uno steampack da 3 giorni. No, perché l'hai detto, dovevi lasciarla su. Ah, dovevo la... scusate. Deve essere caffè. Ma aspetta, caffè, dov'è il mio caffè? Non c'è nessun caffè. Ma fatal, al volo, aspetta, al volo, visto che stiamo facendo questo stacchetto di pausa. Se invece i nostri amici dalla chat vogliono supportare noi e vogliono seguirci, dove ci possono trovare? Beh, possono trovarci nel nostro canale che si chiama Più di Due, sarebbe a dire questo qui, che attenzione, guarda, io però con la regia sono un po' così, ma pure tu non è che scherzi. No, va bene, sono a posto, sono mai quanti, cioè. Allora ragazzi, questo canale qui che vedete, per supportarci, lasciateci il follow. Noi nei prossimi giorni saremo live e probabilmente avremo tra l'altro anche l'opportunità di mostrare dei replay dei game che non sono stati castati, o eventualmente potremo scegliere dei game particolarmente interessanti da analizzare e in maniera più approfondita, perché come voi sapete un conto è un cast, d'accordo, perché se ti fai trasportare devi descrivere più o meno quello che accade. Un conto è poi fare un'analisi tecnica della partita e cercare di capire dove e come si poteva giocare diversamente e si poteva fare di più. Comunque, torniamo a noi, torniamo alle build. Allora, andiamo a vedere subito delle scelte abbastanza peculiari da parte di Genji, pitando gli shuriken a livello 4. Io vorrei capire come chiudere la chat in tutto questo. Va bene, faccio così, ok, ho fatto così, ho aperto sotto i talenti che si vedono bene, perché se li aprivo in sovrappressione era proprio brutto. Ok. Puoi spostare anche la chat se vuoi, ma detto questo, che ho optato per la quest sugli shuriken, sì, scelta peculiare ma comunque valida, e invece Rengar, che contro una comp full burst, totalmente burst damage, la comp dei Loctaro Pan. Sì. Ha preso un talento, ovvero Maremoto a 13, che è un talento ottimo contro dei team che fanno danni nel tempo, quindi non burst damage. Sarebbe esatto, carino, avesse preso lo shield che effettivamente applica uno scudo al tuo alleato contro un burst damage è utile, ti permette a volte di salvare la vita oppure ti dà il tempo necessario di far entrare l'ancestral. Esatto. E forse a livello 4 avrebbe potuto, visto il tipo di mappa, optare per Healing Ward, perché spesso si tende a stare uniti quando, durante la fase dei tempi o quando ti riunisci al boss oppure per fare i campi, che lui stesso, ricordiamolo, Rengar è un ottimo personaggio per fare i campi. Ma proseguiamo pure con le build. Mister Todazzo ci regala una Liming full pallone, approvo, però a livello 13 decide comunque di piccare il talento difensivo, che in questo game ha fatto bene, perché vedendo la comp degli avversari che ha tantissimo hard engage, prendere il talento difensivo in questo caso è stata una scelta sicuramente ottima. Diciamo che non ha sinergia con gli altri talenti, esatto, tuttavia... Tuttavia è utile. Tuttavia è utile. Altra cosa da aggiungere, ad inizio game abbiamo visto la pick di Liming. Sì. Il pick di Liming fatta subito. E noi ci eravamo detti probabilmente per via del cocoon, giusto? Esatto. E invece ha piccato la Wave of Force molto probabilmente per una Moshpit da parte di ETC. Mm-hmm. Anche lo Stanley Valla per una Moshpit. Ma ETC ha preso Stage Dive. Quindi diciamo che forse... Potevano permettersi le altre ulti, soprattutto Liming poteva permettersi il Disintegrate, ma è comunque un'ottima ulti quella lì contro Genji e TC, quindi insomma va bene così. Va bene, vediamo un attimo di capire qui, altrimenti potremmo cambiare un attimo. Ok, quanti minuti sono passati esattamente? Sì.
Andiamo un po'. E è nel caricamento. Ok, va bene. Allora non lanciamo pause, non aspettiamo, perché potrebbe arrivare da un momento all'altro. Va bene. Scelta saggia anche quella di Marta, la Ma riprendi su. ok, a questo punto possiamo dare un occhio alla situazione della mappa e alla situazione della partita. Direi che vediamo un significativo vantaggio in termini di strutture per quanto riguarda il team degli Esox. Che cosa significa questo? Significa che i Loktaropa non hanno la possibilità di vincere questo game? Significa che devono recuperare? Me lo stai chiedendo? Eh sì. Significa che sicuramente con l'obiettivo della mappa loro possono tranquillamente lasciare l'obiettivo della mappa agli avversari in una situazione come questa, uno dove ce ne sono due. Perché semplicemente i colpi andranno sui forti da Sì. parte del team dei Loktaropan, mentre invece quelli da parte del team degli Aesox andrà direttamente al muro del keep. Come Sì, possiamo vedere, boss, sì, per esempio, manca già una torre. sì. La prossima volta sparerà la torre e poi andrà direttamente al keep. Quindi sono degli ottimi scambi per, come è morto vera valla. Morta valla credo qui, sì. Stavo guardando le strutture, Stavi scusate. guardando la struttura. Ma Kenji Break ha fatto una grande giocata, l'ha ammazzata, non l'ho vista L'ha barallare. ammazzata, le Esatto. ha spacchiato la Con la testa, sua come le spadona, ha ammazzato bene. la testa, come si suol Ok, dire. vediamo il Rengar che da solo si fa l'Art Camp, scelta E ottima. questa è la situazione di parità di talenti che stavamo aspettando, perché adesso i Loktaropan avranno effettivamente l'opportunità di ingaggiare gli avversari e di prendere una fight con lo stesso talento. E se guardate, il divario di esperienza si è assottigliato tantissimo. Farei notare come questo ETC con Sì, 10 dive sta sì, rivelando molto utile. Ha esatto. defusciato un hard camp tranquillamente senza perdere shocking, mentre gli Soaking è altri vita, oserei evita, dire sì. anche. Sì, solidissimo. Appunto, come accennavamo in draft, i global in questa mappa sono fondamentali e la pick di ETC potrebbe essere la pick chiave. E tra l'altro direi che a differenza di come hanno gestito Infernal, qui lo stanno effettivamente utilizzando. Adesso vediamo come ETC capisce di dover indietreggiare. Ottimo tempismo per farlo. Potrebbero startare il boss, Esatto, attenzione. Visto questo potrebbero. movimento da 5, ma forse optano per una trappola. Attenzione, quel Martel. Martel va per l'easy game. Anup. Ok, Anup è Ok, game in questa. fanno una scelta più sicura che è quella dell'easy camp, co come dargli torto, giustissimo. Però poteva anche starci fare il boss, non so. Poteva Forse è starci, stata. era un po' rischioso, un po' coraggioso, un Sì. po'. Sono quelle scelte che rischi di pagare caro e quindi non mi sento di dar torto all'opzione Easy Camp. Ok, vediamo come gli Aesox si muovono sempre in Lo fila. Ma lo startano startano! adesso. Sì. Adesso forse è una scelta un po' strana, devo essere Sì. sincera. Anub a metà vita, tutti e Devono cinque. assolutamente Sì. lasciarlo. Non possono Li continuare hanno per visti. questa strada. Però attenzione, potrebbe partire una danza da parte degli Aesox. Magari prendono l'aggro. Attenzione, Varian vuole farlo. Vai, Varian. Vai, lo so che vuoi. Ah, attenzione, il Si ciclo si lancia scatena. Rengar, si lancia Rengar. Attenzione. Mamma mia, la prima boss fight, andiamo. E ti sei giustamente spinta sopra, ma questo boss, un 5, sta per arrivare una mega fight. Varian Sta per dovrebbe arrivare recuperare uno Anub. stage dive, lo Sì, sento, sta Yimmink per posizionata arrivare. bene. Sta per Benissimo, direi. direi. Stand del boss, lo vogliono tutti. La fight sta per partire. Anub cerca la finestra per premere la E. Lì, lo vede. Vede Rengar. Vede il cocoon. Mette in cocoon, vado Rengar. Attenzione, Dragon è dietro. Parte la prima kill. Cocoon balla. Seconda kill, ancora Cre. Mamma mia, Genji ancora dentro. Ne ammazzano due. Martell in ultima. Forse non riuscirà a fare niente. Non arriva il Divine Shield da parte di Uther. Ed è un 2-0. Oh mio. Un 2 per 1, Stavo ottimo il scherzando. posizionamento di Liming. Strano questo stage dive, nel senso che ha deciso di non contestare il boss. Avrebbe potuto. Ciononostante, ma perché grazie a questa, come dire, scelta da parte di Leovil, gli Aesox sono Sono riusciti a riusciti a prendere il fare boss.
prendere il boss e nonostante come dire, dico, allora io capisco, ho capito l'intenzione dello stage dive era quella di stonarli. Esatto, di arrivare direttamente sugli avversari e così facendo hanno portato a casa probabilmente quelle due kill. Però hanno perso il boss. Non era possibile forse riuscire a fare entrambe le cose? Magari lasciando Anub nel punto all'interno del cerchio del boss? Non so. Diciamo che non sono state punite. Hanno iniziato il boss, mm-hmm. Esox, ma non sono state punite. Ma adesso vediamo quest'anno isolatissimo. In una posizione veramente scomoda. Adesso cercherà di andare via di e attenzione, forse ci riesce. Abbiamo ancora il Divine Shield up, esatto. Ecco il Divine Shield. Potrebbero counter ingaggiare, ma forse decidono di andare via. Nulla. Sì, non continuano la fight. Decidono di ingaggiare. Scelta saggia. E gli Esox si assicurano gli ultimi colpi da parte di questo tempio. Ora vediamo come le strutture adesso sono più o meno in parità, ci sarà qualche cancello probabilmente in meno, qualche torre in meno per quanto riguarda il team dei Loctar, e tuttavia abbiamo tutti i keep a disposizione. Guardali, come sono aggressivi, questo Varian è aggressivissimo, cerca sempre il taunt di qualcuno, vanno a contestare, si sentono più forti in fight, Maltel, parte di ulti, unstoppable grazie al talento al 13, Anub dentro, cerca il cocoon, non ce l'ha, che ring! Signore, attenzione, Leovil va dentro, ancora Varian è duro, a morire, non muore. Questo Genji riesce a prendere un reset, se ci riesce, ma pochi HP per poter continuare l'azione, ed è un 2-0. Attenzione, grande azione da parte di Jaina, signori. Sì. Questa volta la fight è andata decisamente a favore dei Loctaro Fan, che adesso continuano a giocare aggressivi, come hanno giocato in early game, prendendo sempre l'easy camp degli avversari. Mm-hmm. Sfruttano sempre le kill per rubare i campi. Diciamo. Avrebbero potuto concedersi qualcosa in più in termini di strutture dopo forse, due kill? Forse io credo di no, ma io credo di no a dire il vero, perché in questi casi cerchi sempre, d'accordo, di portarti avanti in termini di push, però forse si sarebbero dovuti esporre troppo e i secondi di respawn per quanto riguarda gli avversari sono ancora troppo bassi probabilmente. Forse potevano andare all'hard game anziché prendere l'easy, però è comunque un'ottima scelta. Vediamo che attivano l'hard camp, difendono il proprio e adesso c'è da scegliere. Dovrebbero credo che la scelta standard sarebbe quella di mandare il top da solo, mm-hmm, a prendere il tempio, uscendo con l'hard camp e in 4 dare fastidio mid, esatto. Cercare magari una finestra in maniera tale da permettere alle DC di abbiamo più o meno quasi tutte le ultimate up, occorre attendere la Dragon Ball di Genji per essere aggressivi quanto e basta. E fanno proprio questo, lasciano le DC top e danno fastidio. Però questa Liming, esatto. Tantissimo. Scelta peculiare comunque, il Mirror Ball al 16 anziché la palla, non mamma mia però quanti danni esatto. E Uther, attenzione, ecco lo stage dive. Sì, entra di stage dive, cercano una fight. Attenzione, Jaina questa volta focussata. Sì, riceve esattamente il divine, cioè, continua la fight. Maltel è ancora in vita, Genji non riesce a prendere un red, ma invece riesce a buono lo stun, potrà andare di nuovo in magari su palla. Varian fortissimo, mamma mia, grande giocata da parte di Genji. Anche, oserei dire anche di ETC, Stan è arrivato al momento giusto e Genji è riuscito ad approfittare della situazione. Questo Genji che finora, se non vado errata, non ha mai visto un Divine Shield, perché per esigenze di fight è sempre dovuto essere destinato, è sempre stato destinato a qualcun altro. Vedi Royce è pronto. Vuole farlo. Non vuole. Per le connessioni italiane. Vuole farlo. Fallo. Non lo farà. È più saggio. Vuole il keep. Vuole fare un po' di vanilla push. Gira. La speranza è l'ultima a morire. E invece. Che nulla di fatto. Ci ho sperato. Ok, ci ritroviamo adesso in una situazione dove i Loctaro Fan hanno il livello 20 e c'è un boss up. Attenzione, non lo so. Mi spaventa l'idea del boss. Io probabilmente con un 20 avrei cercato più che altro di portarmi a casa quel keep top, lo vedi là?
non lo so, un'incursione da parte di Genji, qualcosa, anche in 5 volendo, ma Attenzione, avrei dato priorità al keep, ecco. guarda come cercano di Devono tenere. fare qualcosa, se non fanno qualcosa adesso perdono il vantaggio del 20. Sì, decisamente. Devono giocare aggressivi o forzare questo boss, assolutamente. Vediamo, si aggirano, hanno il controllo comunque del boss. Varian continua a controllare, giustissimo, perché devono sapere se sta per il boss. Ok, Qua spinge più in startano alto ora. e la iniziano. Ok, positioning da parte di Anub aggressivo, pronta a counter ingaggiare. Genji anche Malta molto è aggressivo. un pizzico in ritardo, oserei Malta dire. è molto in ritardo, ma forse riuscirà ad arrivare. Varian pronta ad entrare, Anub continua a zonare. Il boss manca poco, questo stun Stun. super bruttino, attenzione. Eccoli. Vai in Liming e flanca. 20 contro 20. Dragon Blade su Liming, stage dive dentro. Anub cerca il cocoon, lo trova su Malta, è l'inulti, attenzione. Ancestral azzeccatissima, grande Rengar, si è assicurato il boss di Loctarupan, ma perdono i Tzigan. Mosh da 3. Ma cos'è sarà? Attenzione, Dragon abbiamo, Sleep. e noi abbiamo perso Fatal, niente paura, signori, continuiamo. È un Cos'è 2 Stark? per 2, ma il team dei Loctaropan si è assicurata al boss e adesso avrà anche l'opportunità, ovviamente, di andare aggressiva sugli Mi altari. sentite? Ti sentiamo. Fatal, non piangere, sei con noi, Ma è arrivata tranquillo. una laggata Non ti... pazzesca. le connessioni italiane, ma non ti Madonna. preoccupare, va tutto bene. Vediamo Rengar che si splitta per prendere qualche colpo all'altare e non concedere entrambi al team avversario. Però ad un certo punto, esatto, sa bene di non poter osare troppo e infatti indietreggia. Perché due dei suoi compagni di squadra stanno difendendo il boss. A questo punto è il momento in cui possono, se vogliono, andare effettivamente a contestare uno degli altari, e infatti vediamo che saggiamente i Loctaropan indietreggiano. È il team che Face, decide di eh sì, sei contestare con da noi? solo. Sì, ci sono, ci sono. Hanno perso tutti e Benissimo. 3 kill purtroppo. E riescono a prendere questa kill su Jaina, ma 3 kill a 0 in Sky Temple è veramente difficile da recuperare. Se i Loctaropan se riescono a sopravvivere a questi 50 secondi di Sì, respawn da parte di sì. Jaina, hanno il game in Hanno. pugno. Esatto. Game è per loro. Devono concedere tutto in questo momento perché loro non hanno assolutamente nessuna voglia di farsi ingaggiare. Fosse anche a costo di perdere un keep, nessun problema. Devono semplicemente aspettare Jaina, non perdere altri membri del team. Aspettare la prossima fase. Esatto. I templi, che però sarà doppia, mi sembra, sì. Doppia, sì. Giustamente gli Aatrox decidono di pushare, hanno ancora 10 secondi prima dello spawn di Jaina. Magari potrebbero portare quel keep, ma decidono di ruotare Ruotano mid. mid. Scelta difensiva che potrebbe comunque ripagare. Ma Diciamo che perché sono consapevoli del fatto che sopra c'era un hard camp da Hanno quella depushare. dentro, Lupanna. Ecco Che kill. l'ingaggio. Che Buona colpo. l'Ancestral! Sì, ottima destra, Leovil, decide da dentro. Ricordiamo che a Death Metal potrebbe morire apposta. Attenzione, muore apposta. 2v2 dentro la mosh pit. Rengar cade. Genji cerca di prendere reset, ma vista qualche pelle non riesce a prendere i reset che avrebbe dovuto. E avrebbe dovuto prendere. Utre respawna? Sì, vero? Sì, non è morto prima. Più che altro forse non è arrivato un Divine Shield. Che no, è stato lanciato. L'ha Ah, perché utilizzato. dava in CD cioè la spella dava attiva. Piccolo bug, piccolo È errore stato grafico. comunque un 2x2 che favorisce sicuramente i Loctaropan. Purtroppo Genji avrebbe potuto fare veramente di più. Aveva Liming e Valla in pugno, Io non erano ho visto forte entrambi. Fatal, il Divine Shield su chi è stato utilizzato? Sinceramente non ne ho la più pallida idea, non l'ho visto, Ok. ma credo fosse su Jaina. Ok. Così, lo credo, la sensazione. Su Genji non è arrivato, No, quello infatti, è sicuro. infatti è quello che. Ok, devono contestare. Gli Aatrox devono contestare, se non contestano rischiano di perdere il core Devono anche semplicemente da difendere subito. oltre che Sì, contestare. dopo questo easy game devono Perché per forza tenere. ricordiamolo, in questa fase i colpi dell'altare vanno direttamente sul core.
Possono, possono aspettare di essere tutti. Mamma mia, quella liminga è già così Liming. bassa che. Rialza va dentro. Martel nel tentativo di contestare. Cerca di. Insomma, che cieca e niente, niente. Avrebbero funzione. Potuto avere un pizzico di pazienza in più, forse. È scacco matto, sì. E Gena. GG. Utilizza bene il ring. Comune. Finisce quindi 2-0 per l'Octaroban, giusto? Sì, no, è corretto, è un 2-0, ti occupi tu, eccolo qua, facciamo bello stamp. Che dire di questo game? Controlliamo al volo le statistiche, la schermata finale. Piccola sì, dimmi. Domandina, allora mi dicono che comunque il Divine Shield è stato utilizzato su Genji. È stato utilizzato su Genji in questa Sì. ultima fight. Sì. E un'altra cosa, hai fatto lo screenshot del draft prima? Credo di sì, dovrei aver fatto tutto quanto. Ok, se controlli perché io l'ho dimenticato. Vabbè, non è una cosa da controllare adesso in ogni caso. Va bene. Va bene, va Detto bene. questo, e come abbiamo potuto vedere, Staropan È stata comunque decide. una partita molto combattuta questa, più Sì, combattuta dell'altra decisamente. sicuramente. Abbiamo visto degli ottimi ring da parte di Jaina, abbiamo visto qualche buona azione da parte di Anub, meno rispetto al game di prima, e tuttavia alla fine lo score parla abbastanza chiaro, 19-11 i Loctaropan hanno ancora una volta meritato questa vittoria. Forse avrebbero potuto sfruttare un po' di più nelle fasi iniziali il Divine Shield su Genji per Sì. dare una direzione diversa alle fight, magari con un posizionamento diverso da parte di Jaina. E tuttavia un plauso per loro per l'utilizzo poi alla fine di ETC, direi. Sì, decisamente. Bella partita, Benissimo, bella combattuta, partita. tante fight di nuovo, insomma. Esatto, Piace, esatto. come abbiamo detto, e mi sbilancio, va bene? Va bene, sbilanciati. MVP per questo match, Royce, con Anub. Oh, eh sì, per questi due game Non so cosa qui. ne pensate voi, ma. Esatto. Va bene, allora io propongo qualche minuto di pausa per riorganizzarci per quanto riguarda il game successivo, d'accordo? E ci rivediamo qui tra poco, signori. A tra Non poco andate da poco. nessuna parte. Esatto, che noi ritorniamo. Adesso Jenny gira un po' qua. Oh, ok, ho trovato tutto quanto, ho messo le schermate giuste. A tra poco. Microphone muted.
Microphone activated. E rieccoci qua. Anzi, rieccomi qua, perché a insaputa di Fatal, mentre sta organizzando la seconda fase di draft, io sono arrivata perché non ci siamo ovviamente dimenticati del giveaway, signori. Allora, per partecipare, vi ricordo, è semplice, mettete, mi raccomando, il follow al canale, scrivete in chat di gioco giveaway, e se siete pronti, io a breve vado ad estrarre il nostro premio, che ricordiamolo, sono 3 giorni di steampack. Siete tutti pronti? Avete partecipato? Siete caldi? Sì, io sono pronto, ma no, tu non c'entri niente. Ah, come c'entri? Voglio lo steampack. No, parte. Niente, ce l'hai già lo steampack. Ma no, ma perché sta cosa che non posso partecipare? Forza, forza, signori, 2 minutini che poi si estrae. Oh. La parola magica è giveaway e il premio per questo giveaway sono 3 giorni di steampunk, che ricordiamolo, utilissimi per che cosa? Hello? Che cosa ci facciamo noi con lo steampunk? Livelliamo, raccogliamo, collezioniamo gold. Esatto, lo steampunk è, insomma, la droga elettronica. E basta, la smetto. Sì, lo steampunk è utile per livellare i personaggi, ricevere portieri in gioco e, sì, e quindi, insomma, tante skin, tanti gold per poter comprare personaggi. O, no, personaggi e basta, quindi insomma è molto utile. Senza steampunk si aprono veramente pochi pacchetti. Ricordatevi, ragazzi, che per poter partecipare dovete mettere il follow al canale, mi raccomando, esatto. Altrimenti non funziona. Bene, si sono raccolti, arrivano, li vedo che sono pronti. Prima bisogna mettere il follow e poi scrivere in chat la parolina magica, mi raccomando. Tu intanto stai preparando dall'altra parte il draft? Sì, stiamo aspettando che... gli aristocrazi finiscano il proprio game. Quindi stiamo aspettando loro, va bene, abbiamo ancora un po' di tempo. E domanda, quindi non sono ancora stati fatti né ban e nulla, dobbiamo aspettare poi la fase del ban, giusto? Corretto? Sì, ok, va bene, perfetto, perfetto, siamo comunque più o meno all'interno della scaletta per quanto riguarda i tempi, e quindi, e poi adesso il nostro pubblico ha ben altro cui pensare, parolina magica, esatto. Bene, signori, se siete pronti, anch'io sono pronta. E Dark Side Soul, palesati! Hai vinto il nostro giveaway. Ah, cosa? Chi? Dark Side. Guarda che si legge BSG Fatale. No! Come no? Hello? Hello? No. Eccolo, ce l'abbiamo, è con noi. Arriva tramite messaggio il codice per riscattare. Va bene, Fatal, intanto, mentre aspettiamo. Sì. Guardiamo un bel... Vogliamo ricordare un momento come funziona questo campionato per chi si è collegato solo adesso con noi? Per chi si è collegato solo adesso con noi deve sapere che questo qui è un calendario, è un campionato che si rispetta, si fa rispettare, è un po' come HAL, allora, rispetto, esatto, e bravo. Esatto. È scritto nel regolamento, prima regola, è un campionato che si fa rispettare, punto, sì. Doppio punto. Poi, è un campionato come, paragonandolo a quello del calcio, è simile, ovvero che è composto da un girone
Scusate, non da un girone, ma da una fase di andata, andata e sì. ritorno, esatto, due Sì. fasi. È un campionato a punti, quindi è previsto pareggio durante i game, Sì. durante i match, appunto i match vengono disputati alla meglio delle due partite Sì. e chi pareggia ovviamente ottiene un punto, chi vince 3 punti, chi perde 0 e alla fine del campionato chi ha più punti vince il campionato vincendo, portandosi a casa dei premi molto tra l'altro interessanti e io credo che noi Potremmo potremmo farli avere, vedere, vediamo un po'. esatto. Un po' tu che hai la magia di internet là e un paio di monitor Eccoli aggiuntivi. qui. Abbiamo qui, sto inquadrando in questo momento i premi. Se vuoi leggerli tu, perché io sto per aggiornare le grafiche del secondo game, intanto, perché ricordiamoci che Ma io bisogna. non ce li ho Oh, davanti. mamma mia, questo fatal error qui che proprio, Aspetta, però me li guarda. ricordo. Però noi stiamo castando la serie B, quindi al primo classificato dobbiamo dire quello che va alla Esatto. serie B. Una coppa con targa Coppa. personalizzata e 5 skin bundle. Bundle, quindi il set completo di tre skin, credo. E buon. Invece per la Serie A, tra sì la coppa per il primo classificato più una tastiera Razer Ma Razer. che è? Ma è quella che abbiamo fatto vedere prima, per caso? Non so se hai fatto vedere quella, ma Ho fatto se vedere uno era spot quelle. da paura, è veramente bella quella tastiera. Cogliamo qui l'occasione per ringraziare appunto la Razer che supporta questo progetto, il Clan Gaming Center. Io Fatal, sento e ringrazio anche te che sei qui con me stasera. Ma a sua volta, aspetta, il Clan Gaming Center che supporta a sua volta il nostro canale, che ci supporta e siamo felici del supporto. Supportiamo, scendiamo Ok, tutti, 5 perfetto. supporti in Euroleague, via, andiamo. Leggiamo dalla chat che è la stessa versione ma in monocolore. Perfetto, Ok, perfetto. ah, Beh, c'è anche un insomma, aggiornamento. l'idea è quella, giusto? E sembra veramente una tastiera di quelle che dici, niente C'è male, anche un signori. aggiornamento riguardo alla partita che stanno disputando Dici. adesso. I CLN Aristocats contro Space Chickens attualmente sono a 17 minuti e 35 in game, quindi late game, con 2 livelli di vantaggio per il primo team che sta vincendo 1-0. E quindi credo per gli Aristocats, se non sbaglio, erano in vantaggio loro, Ok, non i polli spaziali. ricordiamo che per il game che seguirà, ovvero Sexy Panda contro gli Aristocrazi, abbiamo i Sexy Panda che giocano in casa. Che cosa vuol dire che giocano in casa, Fatal? No, che sono in Che pantofole. sono in pantofola, Che sono loro in sono in pantofole. pantofole, va Sì, sono in bene, va pantofole. bene. E possibilmente sono anche muniti di una bella tazza di tè. Di una Ok? bella tazza di tè, va bene. Beh, io sono munita. Allora, chi ha il caffè e chi ha il tè? Voglio il sondaggio Ma io ho qui l'acqua. subito. Ma Tu hai io ho l'acqua. Ma tu sei l'acqua. una persona triste, allora sei l'acqua. Io conosco Mariotti, quindi. Ah, va bene, va bene. Comunque, che cosa significa essere il team che gioca in casa? Significa anzitutto essere il team nella colonna di sinistra. Quindi poi quando creiamo il draft ce lo ricordiamo, giusto? Il team a sinistra è il team che gioca in casa. È Certo, il certo. team che inizierà a bannare le mappe. Ci sono a disposizione due ban ciascuno per quanto riguarda le mappe. Mentre Esatto. il team ospite poi avrà l'opportunità di fare il primo pick. Esatto. D'accordo? E Ok, viceversa, benissimo. sulla mappa Sì. scelta dal team ospite, il team in casa avrà l'opportunità di avere la first pick. Per quanto riguarda poi, ovviamente, va da sé, intuitivo, il girone di ritorno, le cose verranno invertite. Chi è stato il team ospite poi sarà il team Mi sembra di giusto. casa e quindi potrà giocare comodamente in pantofole da casa sua, d'accordo? Esatto. Non avrà bisogno Perché di. questo è un campionato che si rispetta. Esatto, rispetto per il campionato. Oh. Altra cosa che vi vogliamo ricordare, signori, è che nei prossimi giorni
vi ricordiamo che noi nel nostro canale più di due, Fatal, ricordati di linkare tutto quanto, avremo l'opportunità di commentare e di analizzare dei replay che non sono stati mostrati durante le fasi di casting. Vi invitiamo a partecipare perché, ve lo ricordiamo, il casting, quello che si può dire durante un casting è una cosa, quello che poi invece si può dire nel momento in cui vai a analizzare il game, lo puoi mettere in pausa, puoi approfondire i talenti che sono presi, le scelte di gioco, i movimenti in mappa, è di una natura diversa, è un tipo diverso di intrattenimento, ma soprattutto di approfondimento, insomma. Quello che il nostro intento è quello di dare una percezione più approfondita del gioco e siamo infatti contenti di essere qui con la Serie B perché questo ci offre spesso l'opportunità di commentare le partite e di cercare di provare a comunicare un senso di gioco come dovrebbe essere, giusto? Come bisognerebbe interpretare a volte le mappe, il raggiungimento degli obiettivi e i movimenti da parte del team. Okay, scusa Jenny se ti interrompo, ma mi arriva una segnalazione qui da bordo campo: Aristocazzi contro Space Chickens. Piccola possibilità di comeback da parte dei polli spaziali che conquistano il robottone Triglav e pushano la mid. Avversari con il livello 21. Oh, passate la linea, Jenny. Oh, passami la linea, vi ricordo. Attenzione, questi game. Chissà se vedremo presa la mappa nuova nel game in diretta. Sarebbe molto interessante. Sì, la stanno giocando adesso e speriamo. Speriamo veramente. Sì. Che cosa ne pensi tu di questa nuova mappa? È una mappa... Non mi sembra una mappa direttamente odiata come è stata Anamura, giusto? Perché? Perché Anamura... diciamo che... È pensata in una maniera, è diversa dalle altre mappe, mm-hmm. diversa da Miniere, diversa da Praxis, ed ha un obiettivo peculiare, ok? E quindi, insomma, diciamo che non è l'Heroes of the Storm che la gente è abituata a giocare, perché siamo abituati a giocare partite in mappe da 3 lane, dove è possibile fare dei comeback più o meno a qualsiasi minuto della partita. Sì. E invece in Anamura non era così. In Anamura spesso si vedevano situazioni dove il team che era in svantaggio continuava a subire, semplicemente. Ok, che questo era un po', se non sbaglio, il problema che avevano una volta anche le miniere, giusto? Battle Speed of Eternity e anche miniere. Esatto. Scusa, Infernal Shrines anche, con il Punisher Arcano. Con il Punisher Arcano si creano quelle cosa significa in pratica? Si creano quelle situazioni di gioco in cui un team riesce a sfruttare un vantaggio in early game all'inizio della partita e poi tramite o delle strategie di per esempio evitando sempre i fight o per esempio concentrandosi sempre solo sulla mappa mantenere fisso questo vantaggio. Perché esatto. È sconsigliata questa dinamica? Ovviamente perché il gioco è divertente se c'è poi effettivamente la possibilità di ribaltarle queste partite. Ed è per questo che invece questa nuova mappa non è odiata, non è neanche amata, mm-hmm. però è ancora in quella fase di gestazione, insomma, che la gente, i player stanno ancora cercando di capire come sfruttarla al meglio, però insomma che del simpatico in tutto ciò piace alla fine la mappa, perché comunque è una mappa da 3 lane dove si può puntare benissimo all'end game. Sicuramente credo che quello che si può dire riguardo di questa mappa è che appunto a differenza di Anamura non è stata odiata da subito. Quindi già il responso iniziale è buono, ci saranno probabilmente dei piccoli accorgimenti che possono essere fatti. Uno importante, lo ricordiamo, è per esempio quello del... c'è un campo in questa mappa. Allora, partiamo dal presupposto. Tutti i campi... Sì? Concisa, perché ho un collegamento da fare a Porto Campo. Vai. Hai un collegamento da fare... Ok. Sì. In queste nuove mappe i campi hanno delle funzioni differenti. Non si limitano a pushare le lane o a danneggiare le strutture. C'è per esempio il campo che dà la possibilità di ottenere un gettone, lo chiamiamo così, che cura tutto il tuo team.
A differenza di prima, ora questo campo non è più possibile comprarlo, scambiarlo con il bribe, con la mazzetta, che è un talento che alcuni personaggi all'interno del gioco hanno. Ma che collegamento abbiamo? Allora, abbiamo un collegamento qui da Portocampo, credo da parte di Krios, che ci informa in chat che... Aspetta che devo scrollare. Il push è stato pesante. Ah! Il push è stato pesante, ma hanno perso due giocatori nel farlo. Ora gli aristocazzi hanno distrutto il keeping top lane e conquistano tutti i campi. Siamo attualmente a ben 26 minuti di gioco. Che game, signore! Esatto. spunta adesso ora il punto di conquista. Gli aristocazzi prendono il controllo, attenzione! Ingaggio pesantissimo degli aristocazzi, che però vede le kill da entrambe le parti. Quindi cosa è successo? Mamma mia, non sto più nella pelle. Voglio sapere il continuo. Due kill per team. Mi sento un po' come quella trasmissione sul calcio che ha come si chiamano gli esterni sui campi e si collegano per sapere ultime notizie. Ok, ne rimando le lunette in attesa di nuove notizie. Va bene. Un piccolo spot per noi. Proprio a lui. Vabbè, basta. Allora, calmiamoci, va bene. Stavamo dicendo. Oh mio Dio, ma aspetta, i polispaziali prendono una kill al 99% di punto di controllo e prendono a loro volta il controllo. Gli aristocazzi del gruppo, andate il corno. No, forse c'è un punto da contestare, primo. La smetto. Lo prometto, la smetto. Non scrivere. No, ma tanto non è vero, non la smetterai. Fai partire uno spot. Gli spot non partono così a comando, ci vuole tempo per organizzarli. Ma detto ciò, questa nuova dinamica dei campi stavo spiegando che il campo, quello che dà il gettone per supportare e curare il proprio team, non è più possibile acquistarlo con la mazzetta. Sì, con drive, è vero. E questa è un... Esatto, questa forse è una delle cose... cioè, la Blizzard ha fatto un buon lavoro qui, d'accordo? Perché se vi ricordate prima con Anamura succedeva che personaggi come Falstad o Brightwing erano... quasi sempre presi in considerazione proprio per questa dinamica. Interrompiamo la linea per gli ultimi aggiornamenti. 30 minuti di game, signore. Questa volta gli Space Chicken conquistano il protettore. Iniziano il push in top. E la domanda è: sarà il push finale? Speriamo di sì, però per gli sports, insomma, speriamo anche di no, perché ci piace lo spettacolo che non stiamo vedendo. Sono un po' invidiosa, avrei voluto vederla quella partita. Non che io... No, aspetta, non che io mi lamenti dei game che abbiamo visto, tra l'altro, anzi... Come è ritirata dagli Space Chickens? Okay, dopo il keep? No! Mettiamo una pubblicità. Fatal, allora... Non finiranno mai, va bene, ma noi non ci perdiamo d'animo neanche da questa parte, perché abbiamo visto che questa sera, poco prima di cominciare la serie all'indietro, la serie B, ci sono stati degli hotfix. Sì, è vero. Ne vogliamo... Sì, le ho qui sotto mano. Allora, ci sono stati degli stravolgimenti importanti? Non proprio. Ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda la salute di alcuni personaggi. Mm-hmm. Per esempio, vediamo... è stata ridotta la salute massima di Zagara. È stata aumentata la salute massima di Morales. Ed è stata ridotta la salute massima di Stukov. Vabbè. E tra l'altro Stukov, oserei dire, ha ricevuto anche un nerf un po' significativo alle cure. Tu cosa ne dici? Significativo, insomma. Poi bisognerà tutti questi numeri in realtà vanno interpretati all'interno del gioco e quindi vanno provati, perché visti così sulla carta spesso è difficile capire quali sono le conseguenze. Anche se si potrebbe azzardare un ritorno di Karaz Miller. Ok, e soprattutto le cifre mi sembrano già più interessanti quando parliamo di Joanna.
Esatto, mi sembra un buff davvero non da Molto poco. importante, sì, quello di Joanna, sì, Esatto. decisamente. Che soprattutto la ultimate, da non Sì. sottovalutare. Spada celeste. Potremmo vedere delle spade celesti in giro prossimamente. Sì, in combo con Tyrell, con l'altra spada Con l'altra celestiale. spada. Esatto. Allora, tra l'altro, ultimate che hanno buffato la scorsa patch, e adesso la ribuffano di un pizzico. E a mio modesto parere, l'ho giocata, credo, boh, non lo so, l'ho provata, ok? E secondo me è molto valida come ulti, È Mo molto molto forte. valida. Perché Fatal? Perché in combo con il talento? Perché, no, perché sì, in combo con il Esatto. talento al 13, ma comunque sia, non stunna un mini stun di 0,2, ma Sì. slowa del 50% per 2,5 secondi. Quindi è possibile combarla con il talento al 7 sulla Q. Quindi colpire due target, slowarli dell'80% con la Q, ok? O viceversa, prima con la R del 50%, e poi fare condem, quindi doppia Q, e di conseguenza la Va Q. bene, allora dalla regia mi dicono che il game è finito. Prepara subito Fatal, vola come se non ci fosse un domani. Raccogli i due capitani, bannate le mappe che noi qui siamo pronti a partire. State collegati perché vi ricordiamo che Pareggio. dopo il primo game di questa seconda sfida abbiamo un altro giveaway per voi e abbiamo Kerrigan Succube questa volta. Quindi rimanete collegati, faremo questo primo game, e inizia il giveaway e dopo il secondo facciamo l'estrazione. Quindi non lasciateci, restate qui con noi, che i premi non sono finiti. Tu, Fatal, occupati immediatamente Facciamo. del draft. E io nel frattempo potrei anche valutare di farvi vedere un altro piccolo spot, però mi dovete dare il tempo perché sono lenta con queste cose. Ok. Rivediamo qui la classifica della Serie B. Ricordiamo che il prossimo game che andremo a vedere saranno i Sexy Panda contro gli Aristocazzi. E ricordiamo anche che questo nome ci ha dato non pochi problemi di interpretazione. No, niente, per voi adesso non ho un secondo spot, altrimenti pasticcio troppo e quindi non vi meritate un secondo spot. So che siete un po' tristi per questo motivo, ma portate pazienza. Poi eventualmente, anzi, potrei cambiare un momento, non, vedete, anch'io ho delle loot chest là in cima, ma le conservo saggiamente per quando ci sarà lo spacchettamento di Halloween, va bene, le conservo gelosamente. Ok, io sono pronta anche per lo spot per voi. Questo sarà più breve. Arriva. Fatal, ci siamo?
Quasi, stanno scegliendo la mappa. Ok, la prima mappa sarà Dragonshire. Benissimo. Cosa ci sai dire dei ban? Che mappe sono state bannate? Te lo dico subito. Allora, sono state bannate rispettivamente Miniere e Braxis da Sì. parte dei Panda, Sì. e invece Volskaya, giustamente, e Tower of Doom da parte dei Space Chicken. Ah, e quindi niente mappa nuova. Va Sì, beh, ho bene. appena giocato un game da infiniti minuti, quindi. Allora, Fatal, quale team devi mettere sulla sinistra? Bravissimo. Panda. Mamma mia, perché? Mamma mia. Ah, oramai ho capito Basta, tutto. promosso, promosso. A quale team devi dare il first ban? Mi è venuto il dubbio, a quelli fuori casa, quindi agli ospiti, Bravo. quindi ai polli, agli Space Chickens. No, non ci sono Space Chicken, ci sono gli aristocrazi. Ah, scusa per l'ora, perché non me l'hai detto? Gli aristocrazi, sì. Sì, volevo che fosse una sorpresa, per questo non te l'ho detto Ah, prima. bene. Ora entro in lobby. Ok. Bene, bene. Siamo pronti per questo secondo match. Ci auguriamo che siano due game belli come quelli che abbiamo visto prima, perché ricordiamolo, abbiamo visto cose sensate sia in draft sia poi in game e siamo stati molto contenti della performance di entrambi i team. Ha spiccato su tutti un buon Anubarak, ai quali rinnoviamo i nostri complimenti, e vedremo un po' in questo secondo match chi si distinguerà in positivo e magari, chi lo sa, negativo. No, dai. Vediamo un Siamo po', sicuri ok. che... Siamo per completare la lobby. Sì. Ottimo. Va bene. Tutto corretto, sì, squadra 2, va bene. Se ce l'hai al volo possiamo permetterci uno trasferta, è vero. Uno spot, se no è Già fatto impossibile vedere partire. poco fa. Ah, perfetto, ok. Va Partiamo, bene, va partiamo. bene. Basta spot, basta pause, Sì, signori. sono le 11, salite la Andiamo, scommessa. andiamo. Forza, dove sono? Forza, Mannaggia la presto, mappa nuova. presto che tardi, signori. Presto che tardi. Ora andiamo, ricordiamo che dopo questo game ci sarà un nuovo giveaway. Oh, che bello. Tutti i panda hanno Esatto. i panda. Sarà l'apertura del giveaway di Kerrigan Succube, d'accordo? E poi dopo il secondo game, in chiusura di serata, faremo l'estrazione finale. Manca uno, forza, forza. Manca un gatto. Forza, forza! Gatti contro panda, chi vince? Gatti contro panda. E allora, i panda sono pucciosi, va bene? I gatti no, scusa. I gatti hanno gli artigli, i panda mangiano il bambù. Ma i panda, a parte che i panda rotolano e ballano. Rotolano, esatto, come ci insegna. I gatti mangiano, miagolano e poi anche loro fanno i propri affari. Ok, metto arbitro. Ok, ready? Allora. Oh, bisogni fisiologici. Fisiologici per i membri del team. Dopo il game di 30 minuti. Dannazione. Va bene, allora noi al volo, che cosa possiamo dire su questa mappa Fatal, mentre Allora, aspettiamo che tutti siano pronti? l'abbiamo vista giocare prima e ora vorrei fare un appunto, insomma. Quando prima? Il primo game, non ho giocato su questa mappa. Ah no, cosa sto dicendo? È È Dragonshire. Dopo abbiamo stanco, Infernal, scusa, scusa. ma che questo gigante di fuoco non è il Punisher, No, è Fatal. gigante di fuoco, bruciali Questo tutti. gigante di fuoco H Drago, per chi non lo sapesse, è un Con drago spada e scudo. con spada e scudo. No, sono due mappe differenti. Entrambi a Esatto. tre lane più brevi, però una mappa più piccolina con un tipo di obiettivo differente. Ovvero, i due team devono contendersi degli altari,
rispettivamente in top e in bot lane. Una volta attivati entrambi, avranno l'opportunità di sbloccare questo fantomatico gigante di fuoco in centro mappa. Che cosa fa il drago una volta catturato? Il drago pusha. Il drago permette di pushare e ha due spell attivabili, ovvero sì, una, insomma, una spell AOE, Area of Effect in italiano, e danni ad area. Danni ad area, bravissima. E grazie. Poi, prego, prego. E poi un calcio che lancia il bersaglio lontano dal resto del team, cioè lo manda proprio dietro al keep, per esempio, dietro al forte, ok? Ok, e ci a sono. Differenza delle altre mappe che abbiamo visto stasera. Sì. In questa mappa qui c'è una solo lane, che è quella in top normalmente. Ok, i team sono pronti, quindi noi mentre continuiamo a spiegare la mappa direi intanto se sono pronti entrambi. Ok. Chiediamo anche all'altro team. Andiamo i panda. Okay, perfetto, andiamo. Let's go. Che verso fanno i panda? Non lo sapremo mai. Però sappiamo che verso fanno i giganti di qua. Ah no, niente, aspetta, stavo per essere baitata. No, allora... Let's go. Ok, partiamo nel first ban. Anche qui, come in Infernal Shrines, sì, e anche in altre mappe, la rotation tra lane mid e bot è molto importante. Chi riesce ad avere una rotation migliore ha sicuramente, sì, un vantaggio di mappa. Ban di Garrosh, abbiamo visto stasera, sempre. Questo ban è, sì, esatto, sempre bannato Garrosh. E non mi sento di criticare, francamente, sì. È un personaggio che... molto fastidioso, sì, che crea dei problemi, che disloca i membri del team avversario, del proprio team, e può creare davvero un effetto snowball, cioè può dare tanto, soprattutto in mappe così strette, dove si tende a contestare le lane e a contestare gli obiettivi, esatto, quindi ad avere delle piccole skirmish già agli inizi della partita. Esatto, e come ci insegna il buon Moldavius, un tipo ban, comunque, come ci insegna il buon Moldavius... Che salutiamo, tra parentesi. Esatto, ciao Molda, torna a streamare, ti vogliamo bene. Nelle prime fasi di gioco Garrosh è molto forte, perché se riesce a... ad utilizzare le proprie spell è quasi una kill certa. Ma il target che lui prende, questo Nazipo ban in una mappa come Dragonshrine ha senso? Allora, partiamo dal fatto che Nazipo è sicuramente un ban inusuale da vedere come first ban. Detto questo, è comunque una mappa che Nazipo può giocare, perché è una mappa dove si tende ad andare esatto, in late game, quindi in una situazione di potrebbe 20 contro 20. Tra l'altro potrebbe forse anche essere un target ban, adesso io non conosco gli aristocazzi, però forse essere. Lo hanno giocato in passato. Sì, potrebbe essere, sì. Poi non so, magari a Nazipo piacciono i gatti, quindi... First pick de H, nulla di inusuale, anzi... Sì, solidissimo de H, ottimo solo laner, global presence in una mappa dove conta molto, e può essere sfruttato in svariati modi, quindi... Ottima pick, ottima first pick, quella di de H. Vediamo come un'apertura standard i banda. I panda rispondono con Bright Ping Balla. Ok. Sono aggiudicati un global per forse una forse una first pick di Brightwing è una cosa insolita. È insolita, però la pick di Balla mi fa pensare che andranno di doppio di un altro. Sì. ETC. Molto solido ETC in questa situazione, quindi hanno già chiuso la propria front lane. Esatto, e hanno una front lane di tutto rispetto. Sì, molto forte. E si assicurano anche Uther. 3 melee, però 3 grandi pick. Che possono, che soprattutto hanno sinergia tra di loro. Nella misura in cui, vabbè, sappiamo tutti che TC con Uther ha aperta la strada per un eventuale mosh pit. Probabilmente escluderei a priori uno stage dive, anche se non si può mai dire, perché hanno già il fattore global grazie a Deaka. Sì. Non è comunque una cosa che, insomma, potremmo lo stesso vederlo a seconda delle esigenze del team. Ok. I,
i Panda stanno valutando Mandy Greyman. Mm. È sicuramente uno dei carry più in voga in questo momento ed è molto... Tra l'altro, correggimi, ma stasera non abbiamo mai visto nessun Greyman. Ma tu, Fatal... È vero. E ti sentiresti l'esigenza di togliere un Greyman o un Genji in questo momento? Io direi Genji. Mm. Si sono già aggiudicati Uther e la combo Uther-Genji è comunque dietro l'angolo, insomma. Mm-mm. Quindi hanno Brightwing, la Polymorph è ottima contro Genji. Sì. Però, ok, se giocano doppio healer con Emerald Wind su Brightwing, allora potrebbero, come dire, sarebbero preparati ad mm-hmm. un Uther Genji. Tuttavia è comunque un Uther Genji in campo, mm-hmm. ok? Chiarissimo e giustissimo il ban di Tassadar, che sappiamo bene è spesso utilizzato in combo con Balla, visto tra l'altro il first pick di Brightwing, forse non era appunto, non è da escludere l'esigenza del doppio. Era una pick sicuramente molto forte per i Panda in questo momento. Anche perché ricordiamolo, Tassadar può giocare una buona solo lane all'occorrenza. Sì, soprattutto può... contro The Haga. Mm-hmm, esatto, può essere utilizzato sia per la rotation mid bot e... oppure può essere piazzato per la solo lane top. Ora, i Panda hanno assolutamente bisogno di costruire una front line. Mm-hmm. Vedremo, se optano per doppio support solo... Oh, eccolo qui. Eccolo qui, okay. Come previsto. Rega Joanna. Ok, è una comp molto solida, hanno wave clear per la mm-hmm. mid bot con Demi di Joanna e Rhaegar, sì. Anche la multishot di Valla va bene. Mm-hmm. Allora manca il solo laner top, sì. Sarebbe molto strano e sconveniente lasciare Brightwing solo top contro The Haka, perché The Haka pusha di più e quindi Brightwing sì. non può neanche contestare sull'altare. Sì. Quindi Brightwing diciamo che... sarebbe meglio averlo in rotation. Però tuttavia Brightwing ha comunque una rotation un po' lenta, quindi forse mi aspetto esatto. di vedere Brightwing fissa o mid o bot, forse bot addirittura, mentre Balla, Rhaegar e Joanna si occupano di girare. Sai cosa? Potrebbero anche tenere una tripla bottom, Brightwing, Balla, mm-hmm. Joanna, sì. con Rhaegar mid. Sì. Gul'dan, ok, rispondono i gatti con Gul'dan. E un auto attack range Raynor. Jimmy, ciao Jimmy, come va? Oggi si gioca, hai visto Jimmy? Oggi si gioca Jimmy. Chiudi il casco che si gioca Jimmy, casco rosso. Sei pronto? Okay. È prontissimo. È pronto, guardala lì. Pronto alle avventure. Serviva un ranged DPS come Raynor, come Lunara, come chi altro c'è? Zul'jin, ok. Zul'jin, Cassia forse, però sono dei personaggi poco giocati, quindi esatto. A volte si può sentire l'esigenza di ripiegare su un Raynor, che non si vede spesso, è vero, che tuttavia è un po' più semplice nella gestione del personaggio mm-hmm. stesso. Mentre credo sia una comfort pick, forse. Esatto, esatto, sì, è una comfort pick. Vediamo come chiudono i Panda, proprio draft, mi aspetto una Sonia. Mm-hmm. Per essere onesto, sì, qualcosa o di Arthas. Arthas o Sonia, vediamo un po'. E Arthanis. Palo. Arthanis è quella via di mezzo. Sì, è un buon solo laner, lo ricordiamo. Può mm-hmm. può fare molto. Forse sai anche per il blind globale. Esatto. Hanno piccato Raynor, counteriamolo. Hanno doppio blind tra l'altro. Esatto, Joanna. Esatto. Sia Joanna che Arthanis. Una buona pick. Che dovrebbe riuscire ad ottenere sempre il controllo del beacon top, dell'altare. Dell'altare. Soprattutto se Brightwing utilizza la Zeta per dargli una mano. Quindi forse vedremo una build sulla Zeta proprio su Brightwing. Potrebbe essere il caso, o pensi? Sì. Anche perché sì, anche perché insomma il cleanse è già fornito, è già detto da Rhaegar, quindi in teoria Brightwing potrebbe concedersi il lusso di optare per una full Zeta. Va bene. Allora, visuale
E let's go. Allora, per il team dei Panda abbiamo una Greyhound su Valla, un Echo Act su Rhaegar, Always Deep su Brightwing, Blank su Artani e Stormageddon su Joanna. Invece per i gatti abbiamo ETC giocato dal giudice, Uther giocato da Luca Tidus o Tidus, non lo so, Sempiternal su Deaca, il carissimo James Raynor giocato da Yaxus e Uldan giocato da Spartan. Se non ricordo male, quello Spartan era quel buon Artanis che abbiamo visto fare. Gli abbiamo visto fare qualcosa di interessante. Sì, subito aggressivo con una slave aggressiva, ma oh mio Dio, swap. Un architetto. Grande, beh, Blank 17 ore o H, non lo so. Subito lo swap su Gul'dan. Ottima giocata da parte tua. Vediamo che disposizione, rotation... disposizione classica per ora. Sì. E iniziano la rotation i Panda con Joanna, Brightwing, Rhaegar e Valla. Adesso vedremo se opteranno per la tripla bot, ma non ne hanno bisogno. Gul'dan riuscirà a soccare questa lane, questa wave PC, e subito ruotano mid. Ok, i Panda sembrano molto veloci per ora, sembrano ben organizzati ad esempio. Hanno sicuramente più wave clear dagli avversari. Si cerca di andare aggressivo con una slide, ma troppo sustain dall'altro lato, e loro hanno il doppio healer si fa assolutamente sentire in queste situazioni. Sì, possiamo guardare la top che c'era un'ottima drag da parte di Sempi Eternal ai danni di Artanis, cercando di portare insomma un po' di vantaggio al proprio team giocando la sua lane. Attenzione, piccola skirmish. Il giudice tuttavia lo vediamo già a corto di mana, potrebbe essere un problema questo. Sì, sono stato un po' esuberante nell'utilizzo delle spell, ma ciononostante riescono ad aggiudicarsi il controllo dell'altare bottom. E detto quindi questo, scampato pericolo di primo drago. Sì, Brightwing push mid, quindi a breve dovranno mandare qualcuno mid, se no perdono l'esperienza in mid. ETC fa mid, rotano in 4 addirittura, cercano la kill su Brightwing, attenzione. Giudice, Clyde dovrebbero riuscire a prendere questa kill, ma attenzione, Brightwing cerca di correre, si ferma. Buona la kill su Brightwing, sono riusciti a cenare i danni con lo stun. Ciononostante il controllo degli altari è sempre da parte del team. E adesso non possono abbandonare tutti e quattro la mid lane, devono lasciare Uther indietro. Diamo un occhio a questa top lane, come avevamo previsto, Artanis sta dominando contro Deaca, letteralmente, Deaca non riesce ad avere spazio. Attenzione, mid ancora, Joanna, le tagliano la rotation, slide su palla, ma non credo ci siano i danni, esatto. E i Panda sono comunque avanti di XP, quasi mezzo livello pieno. E questo è dato dalla loro capacità di pulire più velocemente. Probabilmente i gatti hanno perso qualcosa, un po' di exp mid. Sì, tra le wave. Qualche minion è andato perduto. Attenzione, di nuovo la gank su Brightwing. Che questa volta no, non ce la fanno. Per pochissimo non riescono a portare a casa la piccola fatina. Però vedi come ricordiamolo, con la prossima con le prossime skin avrà un bel cappello da strega. Sì, è vero, con le trecce. Con le trecce. Come possiamo ben vedere, i Panda, nel momento in cui vedono i gatti muoversi mid, riprendono subito l'altare bottom. Esatto. Non perdono tempo, senza paura. Tanto sanno che la top lane sarà dominata ed è dominata da Artanis. Non c'è neanche l'esigenza per ora di vedere un dislocamento da parte di Brightwing. Sì, il giudice capisce che questa situazione qui magari potrebbe essere sbloccata, insomma, cambiata se riescono a portare a casa qualche kill. Però Joanna è pronta a scendere. Sì, poi soprattutto contro doppio healer è veramente difficile. Esatto, è questo il punto. E loro d'altro canto, come avevamo già detto durante il primo game, purtroppo Gul'dan non ha piena sinergia con Uther, sì. Va detto. Sì, sì.
Non è una cosa indispensabile ai fini del gioco, perché Gul'dan possiede appunto quel talento a livello 4 che gli consente di rigenerare gran parte della propria vita in autonomia, e tuttavia non ha neanche la possibilità di usare le sue spell. Attenzione, gank top, questa è una buona forse iniziativa. Sì, da parte era quello che serviva per sbloccare un momento la situazione e magari perdere anche un attimo di respiro ad EH. Sì, esatto. Peccato che anche i mid cercano di andare in maniera aggressiva quando non dovrebbero, visto che è un 4v3. Detto questo, volevo giusto buttare un occhio alla scelta del talento a livello 7 da parte di Rhaegar e Brightwing. Doppio cleanse, è vero? Cosa mi dici? E dico che forse è finanche esagerato. Lo posso immaginare. Allora, l'utilizzo di uno dei due clans sicuramente ai fini della Mosh. Forse l'altro per la drag di DH. Potrebbe essere questa l'idea. E tuttavia, se avessero optato, o se opteranno per l'Emerald, come credo dovrebbero fare, avrebbero potuto sopperire, insomma, in quel modo al... Avrei, insomma, visto uno shield più utile. Però vedremo soprattutto come intendono poi svolgere in termini di gioco, insomma. Top lane. DH decide di andare molto aggressivo sull'altare, cercando di creare spazio per il proprio team il più possibile, ma capisce che, insomma... Nulla di fatto. Esatto. È difficile sbloccare la situazione in quella lane. Però abbiamo visto una kill per team. Mm-hmm. Per via delle composition, comunque sia. Sono molto difensive, diciamo. Molto difensive ed entrambe solide, comunque. Sì, esatto. Quindi è più una partita, diciamo, che va vinta a livello strategico, a livello di mappa. Mm-hmm. Vediamo tra l'altro anche il raggiungimento del livello 10, sì, più o meno in contemporanea con entrambi i team. Non riescono a prendere questo drago perché Artanis ha dovuto recollare dopo la gank di Raynor. E attenzione, adesso potrebbero prendere il drago, il primo drago della partita, proprio i gatti. Livello 10 contro livello 10, vediamo Hyperion, Isolation, Hyperion tirata per zonare. Cerca di kickare, Artanis cerca lo swap, lo trova su Raynor, attenzione, e sì, Moshpit bloccata da Joanna. VR su 2, ancora Artanis, non è di fatto, DH entra in Z su Artanis, ma... non va giù. Joanna ancora full vita, ETC cerca una slide, non la trova. La forse adesso. Fa in Artanis, di nuovo lo swap in Gul'dan Divine Shield, attenzione, Moshpit, ma sul single target e Brightwing isola tutti e quattro gli altri membri, lasciando ETC da solo, portano a casa un'altra kill e forse potremo vedere finalmente il primo drago di questa partita da parte dei Panda. Se saranno sufficientemente veloci a ruotare, avranno appunto... E chi lasceresti prendere il drago? In questo caso Rhaegar. Loro optano per Rhaegar, dato il doppio healer. Non è una scelta del tutto contestabile. Mm-mm. Certo è che Rhaegar deve stare molto attento. Una volta che il drago finisce, non deve trovarsi in una posizione... in una posizione avanzata. Mm-hmm. Quindi avrà l'esigenza di indietreggiare prima. I gatti hanno capito che non avrebbero potuto contestare quel drago, quindi... hanno fatto sia l'hard camp che l'easy camp durante questo lasso di tempo. Mandano DH top a pulire la wave, a succare. Direi che hanno fatto bene. Questo drago è un po' impaurito. Ha ancora 30 secondi e più di metà barra salute. Dovrebbe pretendere un po' di più, secondo me. Attenzione, TC va in Joanna, che sopravvive. Attenzione, balla. Questo volt in, aggressiva, ha rischiato. Dovrebbero assicurarsi questo forte. Attenzione, che si vuole vede palla che passa. Grande swap a Tanis ancora una volta. Sì. E il terzo swap che vediamo molto. Oh, il Fear. Strano, insolito fear. Questo Fear. Mm-mm. Poco incisivo. Sì, non ha colpito nessuno. Ciononostante, DH continua il suo push in top lane. Giustamente, anche perché non avrebbe potuto fare niente in mid. Ma in termini di difesa. Sì, esatto. Per quanto riguarda i talenti? Mm-hmm. E vediamo un po', direi tutto standard. Tutto standard, forse la scelta di Balla di andare di W, cosa ne pensi? Essendo lei l'unico carry.
Balla multishot contro Uther, che non ha curia OE, diciamo che anche, fa anche bene, però magari non condivide il lifesteal al 13, ma attenzione, questo Arthanis, la vedo dura, Arthanis. Se provi magari a fare un po' di, non lo so, attenzione, di time, forse si salva. Continua a correre, Deaga cerca di bloccarlo, ma la doppia quattro, quindi non riesce, dovrebbero chiudere la kill, attenzione la queen, ultimo momento di speranza per Arthanis, ma niente da fare. I panda però reagiscono pushando bottom. Ottima reazione da parte del panda. Sì, decisamente. Arthanis ha cercato di sopravvivere il più possibile, così da creare più spazio per il proprio team, che riesce a prendere il muro bottom e bussa alle porte del keep. Totalmente non ideale questo sforzo che il team dei gatti ha fatto per portare a casa Arthanis. Non è stato un buon trade per loro, perché adesso i panda si sono aperti la possibilità alla chiusura del game avendo sfondato i cancelli del keep. Questo giudice è sempre aggressivo in questo game, è stile il campo, mette paura a Rhaegar che dice no va bene, te lo lascio, però lo rifaccio due volte, quindi questo Rhaegar si ritroverà a dover uccidere l'Isigem per ben due volte. Però come ottima, sì, ottimo da parte sua non aver insistito, non aver provato a contestare. Ottimo anche il movimento da parte del giudice che finora, diciamo che a parte la Moshpit, che è stata anche un po' forzata da parte sua, ha comunque cercato di prendere iniziativa. Sì, esatto, ha preso tante iniziative. Ora vediamo questa situazione di apparente favore per quanto riguarda i gatti. Ti sento parlare a bassa voce comunque. Sì, è l'orario. È l'orario, lo capisco, l'avevo detto. Ok. Hanno il livello 16 i carissimi panda. Laggo perché? Ok, va bene. Hanno il livello 16 contro un global. Non possono sicuramente, come dire, spostandosi in 5 potrebbero lasciare una finestra ai gatti di poter rubare questo drago, quindi saggiamente decidono di lasciare Brightwing in mid, anche se insomma una Brightwing in solo è rimasta nascosta, esatto, ha fatto molto bene, esatto, ha fatto bene. Continuano a ruotare, a danzare i gatti cercando di raggiungere il livello 16, quindi suppongo che adesso andranno in bottom. Questo Arthanis, attenzione che li scouta, attenzione, cercano la fight comunque i panda, si muovono, vogliono combattere i panda, si vede. Giustamente, però hanno un talento di vantaggio in questo momento. Però c'è nel loro magico piano, c'è solo una pecca, sono stati visti dalla wave mid, quindi gli avversari saggiamente beccano dopo averli visti. Intanto nel frattempo Deaka cerca di recuperare il livello che manca. Vanno al keep, hanno forzato l'Hyperion. E diciamo che avrebbe potuto aspettare un po', Raynor è stato un po' troppo frettoloso. Tuttavia scappano, vanno via, quindi il loro obiettivo di raggiungere il livello 16 mi sa che insomma andrà in porto. Manca pochissimo al livello 16 e a quel punto lì mi aspetto un ingaggio da parte dei gatti, proprio con le unghie in faccia, va bene. E attenzione, dovrebbero forse prendere questo altare prima di ruotare, sì, perché adesso in questa fase del game si comincia a vedere la danza da parte di entrambi i team per cercare di vincere il team che saprà cogliere l'occasione migliore o viceversa perdere al team che si farà cogliere. Che liscio da parte di Arthanis, continua a provarci con i suoi swap. Per ora ne ha fatti tre, veramente ottimi. Attenzione, Valla super aggressiva con il volt in. Sì. Vede Valla, la slide, non riesce a colpirla. Flank da parte del team, del resto del team. Valla ancora un po' zonata. Ma attenzione, vanno su Arthanis che riceve subito un cleanse. Joanna, blind da parte di Arthanis. Spear, due healer. Abbiamo ancora l'Emerald su Breaking. Sì. Cerca la Moshpit, attenzione, Moshpit da due healer bloccati. E fa giù il giudice e ci lascia. Sì, si muore. Attenzione. Sì, l'Emerald per disingaggiare, ok, non chiudono la kill. Per pochissimo, hai detto questo, abbiamo un Divine Shield ancora up. Se fosse arrivato su ETC, forse diciamo ETC non sarebbe morto. Non sarebbe morto, magari Rhaegar o Brightwing. Però è comunque un buon trade per ora, per quanto riguarda
i gatti. Sento un po' comunque a scatti certe volte. Detto questo, e cercano di accaparrarsi l'obiettivo i panda, nonostante siano in inferiorità numerica e non dovrebbe accadere, appunto Deaka va saggiamente top e insomma adesso è tutto da capo, tutto da rifare per entrambi i team, palla al centro. Sì, esatto, nulla di fatto, questa fight qui alla fine non ha dato niente a nessuno se non un piccolo scambio di XP e se posso dire un certo vantaggio per quanto riguarda i panda, perché le loro ultimate hanno dei CD più bassi rispetto a quelle, esatto, appunto decidono di ingaggiare, ma Joanna non colpisce, non mi importa la ulti, nonostante forse ti sia attenzione di Vanquished difensivo, Joanna è tragata, ma ha ancora la via a disposizione. Purtroppo è stata un'azione un po' confusa, diciamo che Deaka è riuscita a schivare la ultimate di Joanna e anche quella di Valla e ha fatto sprecare ben due ultimate e così da salvare anche il TC, nonostante, come dire, il Divine Shield sia stato forse eccessivo, non lo so. Solo che adesso Artanis di nuovo ci diritta con l'urba, perché si cerca la Moshpit, ma in... Madonna, slide da 4 ma non ha la Moshpit, ancora 4 secondi. 4 secondi. Avrebbe fatto la Moshpit della vita, però attenzione, entra la Moshpit, giocano ancora aggressivi, il giudice non si dà per vinto, ci prova ancora Artanis, questa volta colpisce Deaka, Moshpit... Eccola! Oh, nessuno che riesce a bloccarla, 3 Moshpit, 4 Moshpit e quasi team fight, 3-0 signori. Regar forse ci lascia anche le pelle? No. No. E i gatti ribaltano la situazione. Giocando pazientemente riescono a riprendere la situazione del game. Adesso sono in una situazione di vantaggio, di grande vantaggio, perché 3 morti, hai il drago, tutto il resto del tuo team è vivo. Potresti benissimo andare su un potrebbe, keep. Esatto, può essere keep. Sicuramente apriranno il cancello con tanto di torri. Direi anche che potrebbe essere in game, perché hanno, hanno un fear in carica. Esatto, e avranno anche il 20. Qui potrebbe essere game, se i gatti non sbagliano la partita potrebbe essere chiusa qui. Grazie al keep e alla torre è livello 20. Sono ancora 8 secondi sui 3 avversari e partita. E il drago è full vita. Esatto, se vanno al core è fatta. Attenzione, vediamo cosa decidono di andare al core. Respawnano gli altri 3. Proveranno la difesa di questo obiettivo e ti si è applicato Death Metal. È pronto, Pier Pappata, attenzione ancora, kick su Artanis, quindi è un 4v5, vanno giù altre Raynor. Buono lo stand di Valla. Shield, grande Divine Shield, muore Valla. Ancora Joanna fuori in posizione oramai, donata dal Pier, drago sul core, continua a fare danni, decide di andare il core, ignorare la fight, Raynor pure, sicura, attenzione 30% ed è andato, perché sta? Ha fatto un kick? Sì. Oh. Prende, attacco, va bene. G-G. Bella partita, 8-8 e le fight, come dire, se l'early game è andato a favore dei panda, per via della rotation superiore, sì. In fight i gatti hanno fatto vedere un attimino cosa significa draftare sulla fight e riuscire a, insomma, a capitalizzare sulle kill e l'obiettivo. Hanno preso un obiettivo e basta, e hanno chiuso la partita. Ottimo game, veramente, niente da dire. Combattuto fino alla fine. Io, ragazzi, adesso devo parlare piano perché è tardi e siamo un po' fuori orario, però spero che mi sentiate. Allora, vi ricordo che abbiamo l'estrazione del giveaway al prossimo, dopo la fine del prossimo game. Quindi, per partecipare, dovete mettere follow al canale e scrivere in chat giveaway e noi abbiamo un Kerrigan Succube per voi. Per quanto riguarda invece questo score finale, che cosa possiamo dire? Grandi danni per quanto riguarda Gul'dan, assolutamente pareggio per quanto riguarda invece kill, morti e fino alla fine è stato veramente un game combattuto. Abbiamo già creato la seconda lobby, Fatal. Arriva per direttissima. In che mappa andiamo a giocare? Andiamo a giocare Infernal, per questo prima mi ero confuso. Allora, io aggiorno al volo il punteggio di team. Sì, 1-0 per i gatti, giusto? Esatto. Gatti mangiano i panda per ora. Gatti vanno ghiotti di panda e nessuno lo sapeva.
i cattivi, i gatti demonici. Ok. Gatti randagi. Ok. Quindi abbiamo i panda in casa, giusto? Gatti fuori casa. Prima la pick first pick per i gatti, adesso first pick per i panda. Giustissimo. Benissimo. E vedi, faccio pratico e capisco. Ma io imparo italiano, io lavoro. Ok. Allora, vediamo un po'. Ok, benissimo, la lobby è già pronta. Noi ci addentriamo subito senza perdere tempo. Forza giudice, porta dentro tutti i gatti. Nel frattempo, Krios, se vuoi ricordare in chat quando sarà il prossimo appuntamento con il campionato. Sì, con il campionato, giusto? E in questo caso il first pick andrà al team dei panda. Yes. Ma chi manca? Chi è crashato? Capitano dei panda. Capitano, non crashare, ritorna con noi. Forza, forza che c'è una partita da disputare. Nel frattempo in chat ricordatevi di scrivere la parolina magica per l'estrazione. Qual è giveaway. Ma prima bisogna scrivere un punto esclamativo? Esatto, un bel punto esclamativo. E se metto il punto interrogativo cosa succede? Succede che non partecipi. ma... Quindi non te lo dimenticare, mi raccomando. Allora, Blank e il capitano hanno fatto un cambiamento di roster. Anche il game di prima credo che ci sia stato un cambiamento, sai? Ho avuto questa impressione. Ok, tutti pronti? Andiamo a vedere... Benissimo, dovremmo esserci. Ci siamo? Sì, sto aspettando il ready da parte dei due team. Vediamo un po'. Allora. Piccolo spot per noi, no? No. 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 Ok, i gatti sono pronti. Forza, okay. Forza. Ok, gatti pronti. Panda. Stanno mangiando le canne di bambù. Le canne di bambù. Non mangiano le... Sì, vero? Sì, sì, i panda mangiano il bambù. Pronti, pronti, andiamo a fare. Pronti, 3, 2, 1. Via. Let's go. Infernal Shrines. Questa sera è la seconda volta che vediamo questa mappa. Esatto, e prima volevo dire che, come abbiamo visto nel game precedente, in questa mappa, a prescindere dalle pick, da ciò che accade, ciò che non accade, quando il team avversario prende il Punisher, quindi attiva il Punisher, bisogna farlo saltare dietro al muro. Perché? Se non fate... Perché? Lo spiego subito. Se non fate questo, la partita complica, senza motivo. Perché facendo saltare il Punisher dietro al muro, prenderai danni da parte del forte, delle due torri del muro, più la torre quella accanto al forte. Quindi il Punisher viene sciolto completamente dalle strutture. O quasi, adesso sto anche forse esagerando, ma è così. Stai enfatizzando. Quindi... Esatto. Quindi sempre, chiunque, a qualsiasi livello, anche a, non lo so, 6 a 4, fate questa cosa perché sennò la partita diventa una catastrofe. Detto questo... Chi deve fare saltare il Punisher dietro il cancello? Chi difende. Sì, ma di dico... solito il tank o chi ha escape, per esempio Tassadar. Ok. Detto questo, first ban di Sylvanas. Cosa puoi dirci di questo ban, Jenny? È un personaggio che può spaventare in una mappa come Infernal Shrine, dove c'è un obiettivo che, se sbloccato, porta poi ad alla possibilità di un push estremo da parte del team che vince l'obiettivo. Quindi Sylvanas può risultare fastidiosa e può soprattutto creare quell'effetto a catena di cui abbiamo... Sì, okay. Così. Può creare quell'effetto a catena
D'accordo, di cui abbiamo parlato poco fa, cioè il fatto di prendere un vantaggio in mappa e poi portarlo avanti fino alla fine, quei due livelli e mantenerli grazie a Sylvanas. E ancora una volta, Garrosh Van. Chiedo se mai lo vedremo in game. Nazibolo l'ho già visto due volte, l'ho visto bannato anche una volta. Garrosh ferma ban. Garrosh fa paura in Hero League, fa paura in Team League e fa paura anche Ok, qui. E non. lo dico e qui. Sì? Se Garrosh verrà piccato nella serie B, in streaming, chi picca Garrosh perderà. Detto questo, continuiamo con il draft. Cosa goofy! Rayman first pick, non sto usando. Greyman, Rayman finalmente first un pick. Greyman. Oh, sì, era ora. Siamo molto contenti, a noi ci piace Sì, Greyman. Rayman sicuramente. Dimmi. Risposta pronta per quanto riguarda i gatti, non si fanno spaventare e prendono subito Shooter. ETC. ETC è un'ottima risposta, Greyman, perché. Perché quando Greyman va in forma di Worgen, se, come dire, Ottimo. se non entra nel momento giusto, ETC può punirlo facilmente. E anche quando Greyman va in nel momento giusto, ETC può semplicemente premere il tasto W Sì. e counteringaggiarlo. E addirittura Quindi con Hunter di ottimo. fianco? E con un ser di fianco E la diventa un problema. vedo, la vedo, la vedo difficile, la vedo ardua per Detto questo, Greyman. può comunque giocare. Un buon Greyman sa quello che deve fare in questa situazione. Esatto, Vedremo. rimarrà sempre ranged. A questo punto Perché? mi sbilancio un attimo. Vai. Se i gatti dovessero anche conquistare Arthas, a seconda di come andrà il ban, credo che però sarà un game particolarmente difficile per i panda. E direi anche che Panda dovranno stare attenti a Genji. Beh, io lo penso che arriverà il ban su Genji, perché ETC Uther Genji fa Però non paura. l'abbiamo visto giocare prima. Era E open. questo è vero. Era open e non lo abbiamo visto scendere in campo. Ok, Quindi. continuano con Joanna Rhaegar. E succede, tra l'altro, che non ci siano dei giocatori di Genji disponibili. Perché lo ricordiamo, ha delle meccaniche che non sono semplici. Quindi, anche se potenzialmente a livello di draft è un pick sensato. Sarebbe un pick forte. In effetti, se non si dispongono di giocatori in grado di. Buttarlo al Esatto, meglio. è meglio appunto riversare su pick sicuri. Come prima abbiamo visto Reynor, Esatto. assolutamente insolito, eppure ha pagato. Di nuovo? No, dicevo. Non me Comunque. l'aspettavo. Comunque dalla chat mi dicono che mi sentono bassa, ma bene, quindi io continuerò con questa. Spiace per te, ma. No. Kel'Thuzad, Kel'Thuzad. paura di Kel'Thuzad, perché? Non ne ho idea. Diciamo che Kel'Thuzad è comunque un personaggio forte se giocato bene. Un po' Detto come Genji, questo, giusto? sì, esatto. Detto questo, non hanno. Per ora non avevano un grande setup per Kel'Thuzad. Magari Kel'Thuzad ha bisogno di un tank o comunque uno stun da parte un membro del proprio team, così da poter facilmente schittare e colpire con le proprie spell. Sì. Perché sappiamo benissimo che la difficoltà di Kel'Thuzad sta proprio in quello, nel poter utilizzare le spell a catena, quindi cioè in combo. In combo, esatto. Esatto. Quindi avere magari un ETC in team, una Nubarak, aiuta tanto a Ti fare questo. facilita il Loro, compito, sì. esatto, i panda hanno piccato Joanna, quindi anche su Joanna può combare, però è un po' più complicato. Vediamo il ban di Kul'dan, che a questo punto è un ban mirato, vuoi per la mappa, vuoi perché prima i gatti lo hanno giocato. Sì, e magari hanno sentito un po', come dire, l'impatto della ultimate di Gul'dan Del in Fear. Fear, Sì. che quando entra ed entra bene è davvero devastante. Quindi è un target ban in questo caso.
Vediamo un po' i Gatti gatti. a Come hanno questo preso punto Renna? hanno bisogno appunto di dei danni. Beh, c'è Valla Open, che è E sempre Valla? ottima. E Valla c'è e... Genji. Datemi Genji, dov'è Genji? Ma forse Tirate fuori Genji. non mi stupirebbe neanche vedere un Keltas. Keltas è un'ottima pick in questo momento, sai? Un Keltas, magari Keltas Sonia. Sonia, eccola lì. E attenzione, mamma Eccola, mia! mamma mia, Abbiamo fatto signori. la prima prediction. È molto difficile fare le prediction qui, comunque, attenzione. Nazebo first man non l'avrei mai detto. Però è stato fatto, È stato fatto giustamente. e forse ha avuto il suo perché. Sì, esatto. Detto questo, adesso vediamo i gatti che hanno una last pick flessibile. Magari potrebbero anche fare doppio healer, sai? Doppio healer oppure aggiudicarsi un ranged DPS come può essere Valla o di nuovo Reinhorn a questo Esatto, punto, sì. insomma. È abbastanza aperto per loro. Hanno gestito Mentre bene, hanno tutto quello che gli serve, poi con calma possono decidere come chiudere. Anche Tassadar potrebbe fare il caso loro. detto questo, i panda Di cosa devono hanno bisogno i sicuramente panda? un solo laner top, quindi mi aspetto un Leaka o insomma Artanis di nuovo, probabilmente Artanis, e Sì. poi devono decidere o di nuovo doppio healer o un altro DPS, e optano per Valla Auriel. Allora Greymane sarà in top, e qui su qui siamo d'accordo contro Sonia. In questa mappa il solo laner diciamo che poco importa, insomma, Esatto, basta avere ma qualcuno che socca, quindi sì. va bene. Detto questo, prima hanno dato doppio healer e hanno gestito bene la mappa, solo che hanno perso in fight, ok? Dalla moshpit sostanzialmente, ok? Soprattutto l'ultima fight, quella moshpit lì non sono riusciti a bloccarla, quindi Auriel sicuramente è un buon personaggio per poter counterare la Moshpit, perché con la sua E può Esatto, semplicemente bloccarlo. E esatto. Valla, con la Reign of Vengeance, può anch'essa bloccare la Moshpit. Detto questo, Hanno devono anche bloccarla. Joanna. Esatto. E di là c'è Uther, però, che prima non ha mai utilizzato il Divine Shield, sì. Però se lo fa, insomma, devono cercare di non farsi prendere dalla Moshpit, ecco. Cioè, o quantomeno, almeno un target, non Chiusura di tre. Falstad, molto bene. Si sono assicurati un global così facendo. I panda non hanno piccato global, hanno abbastanza wave clear, ok? I gatti pure, grazie a Keltas, Zed stesso che può split socare, split pushare e può anche disingaggiare bene. Ingaggio che tra l'altro i panda non hanno, cioè i panda hanno una comp difensiva al massimo, ok? È molto difensiva. Fatal, E cosa mi preoccupa? a te l'onore di annunciare entrambi i team, visto che Va poi li benissimo. puoi proclamare, a Ma una cosa differenza. sola. No, Sì, dimmi, che cosa ti preoccupa? che qui lo dico e qui. E qui Ed qui. è l'unica cosa che mi fa paura è Falstad che fa il volo dietro al team avversario e lo spinge verso i suoi. L'unica cosa che mi fa paura. Dice, ma non potrebbe rivelarsi una mossa? Vedremo, 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 vedremo. Sempre vedremo. cauti con queste cose, signori, sempre cauti. Let's go. Dici Allora, un po' chi abbiamo. per il team dei Yaristo, Razzi o Gatti o no, Panda, scusate, fermi tutti. I Panda in blu, vediamo. Plank 17 con Manto Grigio che prima stava giocando un Artanis molto interessante, un sacco di swap. Valla giocata da Darkside Soul, Auriel giocata da Always Deep, Joanna giocata da Stormageddon e Rengar invece infine da Ekoakt numero 3. Dall'altro lato per i Gatti vediamo una Sonya giocata da Jaxxus. Un giudice di nuovo con ETC, grande prestazione nel game di prima, Sempiternal Falstad, Spartan su Keltas e a chiudere il draft Uther giocato da Luca Tidus o Tidus, non l'ho ancora capito e nessuno me l'ha detto. Molto Detto bene. questo, Joanna cerca subito il brush e fa bene a farlo, anche perché prima il giudice ha giocato molto aggressivo con ETC, slide sin da subito. E quindi, ok, sono già in posizione, Greymane va direttamente top. Loro invece rimangono in 5 mid, probabilmente andranno per una safe rotazione. Sì, esatto, una safe rotazione, poi
manderanno Sonia top, come giusto che sia. Qualcosa da dire per quanto riguarda questi talenti? I talenti sembrano tutti più o meno standard. Sì, tutta roba standard, Lifesteal Convention per Kael'thas. Forse un po' azzardato. Direi proprio o forse no, per la mappa va bene. No, direi proprio che va bene quel talento lì. Spiegaci. All'inizio, i Panda hanno una team comp super difensiva. Ok? Sì. Kael'thas non dovrebbe essere raggiungibile in nessun modo. Ok, quindi avere Convention di danni sul Flamestrike può risultare una scelta utile, soprattutto contro doppio healer. Ha semplicemente preso un talento che alla fine far fare più danni alla spell, diciamo. Anche perché ricordiamolo, se Greyman dovesse avere la bella idea di divare su questo maghietto, su Kael'thas, teoricamente dovremmo avere uno stun di Uther carico e una slide di ETC pronta. E proprio al massimo ci potrebbe essere anche un Divanishing. Ma attenzione, che fa una slide su 2 o 3, credo, nulla di fatto, ma ancora una volta il giudice aggressivo, super aggressivo, i compagni di team lo seguono ciecamente, anche quando ha fatto la mosh pit su uno ed era mezzo morto, l'hanno comunque seguito, sono morti, ma l'hanno seguito, grande team. Ancora, Joanna cerca di andare aggressiva anziché focussarsi sulle wave, e ti si sempre in posizione aggressiva, stunnata da Auriel, quindi interrompe l'azione e vediamo un po', continuano questo poke, che tra l'altro questi scambi vanno a favore del team dei Panda, perché hanno doppio healer. Esattamente la situazione di prima. Vediamo una Sonia che va direttamente per l'altare lasciando una wave top. Cosa mi dici? Non è l'ideale perdere un'intera wave di soaking a favore dell'obiettivo. Non si fa. Non è mai l'ideale, no. Detto questo, sono già portati a 20 teschi. Non sono teschi, cos'è che? Vabbè, sì, teschetti. Mostriciattoli. Nanetti, nanetti. Inizia il contest da parte di Joanna e Greyman, che flanca su Falsad, un buon flank devo dire. Vanno a tappare sia Falsad che TC, anche Kael'thas e anche Uther. E si preparano insomma a contestare la seconda fase. Devono sbrigarsi. Sì, sono già 31 i Panda, attenzione, TC va già dentro subito. Su Greyman, attenzione, fuori posizione, ma forse riuscirà a sopravvivere. A doppio healer comunque dietro, niente. Attenzione però, riescono ad aggiudicarsi l'obiettivo. Buona da parte dei Panda, perdere un alleato ma comunque ottenere l'obiettivo. Salto del Punisher fuori. L'ho detto prima, guardatevi il bot. Non si fa, saltare dentro il porte, il muro, sennò questo... Forse, ma erano un po' in ritardo, credo, perché non si aspettavano di perdere l'obiettivo. Ok, il giudice ha appena perso dei punti stima che aveva guadagnato. Detto questo, vediamo come pur prendendo la kill su Greyman, i Panda siano un pizzico avanti in XP grazie al fatto che il Punisher è riuscito a prendere questo muro, che non avrebbe mai preso se il Punisher fosse saltato dentro il porte. Attenzione, questa gank su Falsad. Auriel forse presto. Sì. E poi credo non abbiano il team in questo momento per gankare. Sonia rientra. Greyman per poco non riesce a prendere la kill. Forse tirerà con un cocktail. Niente. L'ha mancato. Ma si overestende per tirare questo cocktail che si sarebbe rivelato comunque inutile. Attenzione. E se sì, stand di Uther, genano bene. Ma si salva. Manca il vortice da parte di Kael'thas. Manca il follow. Era una buona azione. Va bene, nulla di fatto. I team ritornano nelle rispettive lane per continuare il soaking e difendere i campi che sono stati attivati nel frattempo. Di nuovo su Falstad. Temp Eternal. Riuscirà a salvarsi Slow da parte Sì. Credo non sia una semplice gank, voglio dire, non hanno uno stun iniziale, forse punterei a fare altro. E poi è comunque un Falsad che ha un repositioning, quindi Vedi, in questa situazione, per esempio, credo che i Panda avrebbero potuto puntare ad un push più aggressivo, grazie a Valla e il doppio healer. Sì, sicuramente una tripla lane come... Sì, una tripla lane fissa prima. Avrebbe dato
dei buoni risultati, invece che continuare a ruotare quando non hai una comp, dei pick, insomma, che possono mettere in piedi un gank. Ah, Joanna decide di recollare per arrivare a pessimo. I panda stanno perdendo due wave intere, una top, una bottom. Quello lì era il mezzo livello, avrebbero avuto già il livello 9. E adesso invece i conti vengono pareggiati in per quanto riguarda l'exp. E non hanno neanche debushato mid, quindi come dire. E Aurel pronti, in attenzione, PC, slide, seguito questa volta da Keltas, e chiudono la kill molto facilmente, devo dire. E li cacciano via di prepotenza. E sono già 20 mostriciattoli. Mostriciattoli. E hanno un easy camp che push mid. Ho i gatti abbastanza in vantaggio in questo momento. I gatti stanno prendendo il controllo della situazione. Sì, sì, decisamente. Guarderei un attimino le build. Sì. E diciamo che scelta peculiare da parte di Keltas al 4. Sì. Forse è un misclick, non lo so. E Sonia che prende la doppia Q al 4 e la Q che non fa i danni al 7. Insomma, delle build strane, non strane. Anche Auriel mi sorprende un po' il talento al 4 e al 7. Sì, anche Auriel è vero. Dopo il rework. Detto questo, ci ritroviamo in una situazione di livello 9 contro 10. Oh mio Dio, no! Ok, il giudice aveva fatto una grande slide in mezzo a due, ma come avevamo detto anche prima, Aurel è riuscito a bloccare la moshpit premendo semplicemente il tasto E salvando il proprio team da un disastro, da un completo disastro. Potevano partire 3 kill, credo. Sì, sì, anche perché non avevano ancora livello 10 momento. Vediamo un leap da parte di Sonia, quindi il balzo. Vediamo un'esplosione dell'entroterra da parte di Bastard, o il gioco in italiano. E comp, come dire, ultime aggressivo. Molto aggressive. Quindi i panda dovranno stare attenti all'ingaggio da parte dei gatti e giocare sicuramente sul countering. Beh, se non altro, Fata, la tua paura del ghast aggressivo è andata. Sì, ancora annuso l'easy che impattizzare mai in slide. Va su Aurel, vuole assicurarsi il campo. Aurel è bassissima, forse riuscirà a tirare una destra al Rhaegar. Ci prova, non buono ci prova, lo stun. No, lo fa adesso. Va su Kremen, su Keltas, di Vanshid. A counter ingaggio, ancora il TC, di slide. E nulla di fatto, non muore nessuno. Però si aggiudicano il campo i gatti. E questo qui era un 5v4, signori. Sonia stava facendo l'hard camp. Non so. Potevano osare di più, forse i panda. Però magari non sapevano dell'assenza di Sonia, non se l'aspettavano. Sì. E alla fine comunque erano tutti in un punto, in uno spazio ristretto, che ricordiamo, gli spazi ristretti sono il pane quotidiano di Keltas. Sì, quindi decisamente. E a quel punto era già stata committata, tra l'altro il cocoon era già andato, lo stesso l'ancestral, no, forse è stata una scelta saggia attendere. Anche allora, perché, diciamo, ricordiamolo, poi la mosh era ancora up. Ok, diciamo che ancora una volta i panda cercano di gankare con una comp che non ha, che non può gankare, cioè è molto difficile, sì, per loro prendere una kill, e appunto non sono riusciti neanche a prendere la kill su Sonia, e Sonia ha semplicemente corso all'indietro per salvarsi, non ha neanche utilizzato la ultimate. Di nuovo in posizione i gatti. Oh, Kremen, slide, attenzione, Kremen, parato dal Aegis di Aurel, ancora il counter ingaggio da parte di Joanna di ultimate. Joanna in mezzo, oramai Kremen è andato, bello che è andato. E te sì, forse un po' preteso, ma ancora il dimension di Afro, l'esplosione di falsa pure e niente, nulla di fatto, peccano. Ottima la reazione di Auriel, ma non è bastata a salvare Kremen, che forse in quel caso era si era overesteso, insomma. Sì, sicuramente Kremen era un po' fuori posizione, però il giudice da parte di Rhaegar, sì. Il giudice è sempre reattivo. Sì, sì, ottimo il suo magari con un ancestral l'ingaggio sarebbe potuto anche continuare. Sì. Detto questo, la moshpit era ancora a tavolo. Esatto. E la stessa cosa per il Divine Shield. Per il Divine Shield è la ulti di Falstad, perché Falstad non l'ha tirata perché vuole assolutamente combattere. Sfruttare sulla mosh. Sulla esatto, mosh pit. Sulla mosh pit, scusa.
detto Morphe. E ancora una volta, vediamo sì, questo Punisher. Sì, è capito. Sì, riusciranno a prendere il kit o no? Decidono di peccare nonostante il nonostante 13. Hanno paura di attenzione, la attenzione, attenzione. Eccoli lì, nascosti. Joanna. Brava Joanna. Brava Joanna. Slide per andare a prendere il campo, vuole proprio lasciarlo. Datemi il campo, andate via. Si assicurano questo campo e credo che passa da, dovrà difendere, credo top sì. Ad un certo punto. Usa il fly. Falsa ed è fuori no, dai giochi. Di no. Ah, decide di no. Okay. Decide di no. Però gli entrate in CD, credo. È stata. Perdono comunque il forte. Eh sì, lo perdono lo stesso. Perdono il forte. Distrazione abbastanza importante da parte dei gatti. È stato un regalo. Sì, diciamo anche così. Perché se il Punisher. Se il Punisher dovesse spawnare. Top, cosa che può accadere perché ricordiamolo che è random, cioè l'unica locazione dove non può spawnare è l'ultima. Esatto, appena in questo caso bot. In questo caso bot. Dovesse sbucare top, la situazione sarebbe praticamente di pareggio. Esatto. Nessuno dei due team ha le fontane up per tipo tappare. Nessuna. Questi riferimenti traversi. Non so di cosa parli. E quindi è stato un regalo, ecco, diciamola okay. Così. I panda mm-hmm. Adesso hanno la loro miglior finestra prima dell'obiettivo. Sì. E appunto cercano di prendere l'ingaggio. Divine Shield da parte di Uther, sprecatissimo. Adesso quindi... Come dire, andranno a giocare con ulti meno per questo obiettivo qui. E come abbiamo detto, è top. Sai che io andrei a prendermi il keep bot a questo punto, se fossi in loro. Sì, avrebbero potuto farlo, sì. Sarebbe stata anche una decisione saggia, perché così facendo ti assicureresti anche il livello 16. Mm-mm. E quindi poter anche forzeresti i tuoi avversari ad abbandonare l'altare. Esatto. Vediamo, decidono di contestare main. Comunque. Forti sì. Del livello 16. Esatto, quindi va benissimo. E a questo punto i panda cosa fanno? Beccano, rimangono, però devono decidere in fretta. Ok, giochicchiano ancora un po', danzano un po'. Decidono di pulire la wave e l'hard game. Il giudice è posizionato bene, li vede. Flame track non su Joanna che procca la D. Vedete la D? Grimen è di nuovo aggressivo, attenzione. Perché... Attenzione, Joanna va dentro, ma non ha la D. Ce l'avrà tra 4 secondi. Ho stricciato li pari. Esatto, 17-19. 21-17. Ancora TC cerca la slide, vede Rhaegar. Posiziona bene, ma attenzione, gioca di pazienza. Sono posizionate bene per un leap. Decidono di beccare, sono indecisi. Forse vogliono contestare. Hanno paura, giustamente, perché non hanno il divine sta per rientrare. Il divine sta per rientrare, è vero. Questo qui forse potrebbero ingaggiare con il divine up. Attenzione, il divine up adesso. Attenzione, il giudice ancora. Cerca la slide giusta, non lo fa, giocano di pazienza. 28-33, 30-32, attenzione, Grimm va dentro, falsa, detesti ancora che cerca di suonare. 33-37, finiscono l'altare? Lo finiscono? Sì. Riescono a finirlo, con nulla di fatto, non parte nessuna kill. Tutti e due i team hanno cercato di non combattere. E direi che è una situazione molto brutta per i panda. Perché adesso si ritrovano contro una combo molto aggressiva, mm-hmm. Ok? Sì. Un Punisher e un talento di svantaggio, più l'hard game, lo che stanno per fare. Se combano i gatti sul Punisher, potrebbe essere la fase finale di questa partita. Anche perché hanno tutto up, ricordiamolo. Sì, esatto. Aprono il muro, vanno avanti, si fermano sulle torri. No, vanno avanti, devono andare avanti. Subito la Phoenix da parte di Keltas per zonare tutti gli avversari, così non possono difendere il Punisher. Il Punisher farà un altro saltino a breve, brevissimo. Attenzione, Joanna bassissima. Jump su Joanna. Seguiranno su Joanna? No? Slide, push, mette su Punisher e Rhaegar, attenzione. Ottima risposta. Sì, Aegis da parte di Aurel su Joanna, ma Joanna segue comunque muore, non riesce, non regge. Solo una kill però, non potrebbe essere game. Vediamo, giochicchiano ancora, c'è l'hard game. Slide su palla, Cleanse, grande Cleanse da parte di Rhaegar. E Aurel è fuori posizione, potrebbe morirci, solo in vista la spia, lo utilizza su core. E Aurel riceve finalmente nel centro, attenzione, Geltan, so avere il senso, Grimmel cerca di fare man bassa, prima parte la kill su palla, forse potrebbe prendere anche la kill su Geltan.
oh mio Dio, sono arrivato sotto il GIF. Sono fatto dal GIF e comeback, oserei dire. Cioè, Sonia si sacrifica per Kim, vuole girarsi e si decide di abbandonare la nave. Si chiama il giudice, ma sembra Schettino. Attenzione, potrebbe salvarlo, ma non lo fa. Ci prova Kelta, che è bassissimo. Spartan combatte fino alla fine, ma nulla di fatto. Sonia si salva, perde nel GIF, ma situazione. Salvano il game. Per i panda. Esatto, hanno un'altra finestra. Io devo prendere qua. Hanno un'altra finestra di ingaggio i panda, grazie a questa azione e a questa difesa. Probabilmente i gatti si sono overestesi esageratamente perché hanno preso l'aggro anche del keep mid. Se fossero rimasti posizionati sul top, forse sarebbero riusciti a fare una seconda kill, per esempio su Gremen. Hanno invece cercato di buttare tutto quanto su Auriel, che è stata salvata da un ancestral. E in questo modo si sono dimenticati, così diciamo, di difendere un Falstad che senza il Ghast non può fare nulla quando un Gremen gli salta in testa. Ok, vediamo un po'. Adesso situazione di nuovo di, come dire, non favorevole per i panda, ma rispetto alla situazione che avevano in top, livello 14 contro 16, è una situazione aperta, più che ottima. Aperta. Esatto. Devono comunque tuttavia difendere top. E giustamente, sì, giustamente, gatti portano a casa l'art camp, che darà non pochi problemi ai panda. Ok, i panda decidono di rushare l'obiettivo, fregandosene addirittura del campo in botta. Forse adesso beccheranno un attimo, vanno indietro, però hanno già 10 teschi. Non possono perdere tempo. Esatto, devono essere veloci a decidere che cosa fare. Adesso. Sì, adesso. Attenzione, senti, Moschit su Aurel, arriva il cliente subito. Ottimo Aegis. Leap per contro il grande combo, double kill, così. Leap e sparo di palla, grandissimo. Attenzione, ancora il TC che fa aggressivo su palla non si muove. Ok, riesce a salvarsi e grande azione. Bella azione nuovo, però, e ancora una volta non arriva l'ancestral, purtroppo. Mm-mm. E qui adesso la vedo veramente dura per i panda. Sì, come possiamo vedere in bottom lane non c'è già il muro. Non c'è il muro. Quindi questo Punisher sarà veramente difficile da difendere. I gatti non dovrebbero comunque arrivare a livello 20. Dovrebbero avere una situazione di quasi livello 20, ma non livello 20. Forse con la torre, con il keep. Non mi credo di no. Vedremo. Dovrebbe mancare pochissimo. Forse un'altra wave. Sì, un'altra wave, esatto, che spawnerà tra 5 secondi. Mm-mm. Ok. Gremen decide di far saltare il Punisher su di sé per portarlo al mid. Ma il Punisher non serve. Torna al kit, sì, perché non serve. Così, attenzione, che è stato per esteso. Joanna fai in slide da parte di molti ETC e di nuovo combo con Pasta del mamma mia, che sei combo con il Leap. E niente, è un team wipe. Ed è un team wipe. 3 per 1, non possono farci nulla, è andata. Addirittura Kramen muore dal Punisher. Mm-mm. E è ormai Stormageddon con la sua Joanna, non può farci granché. E la partita è bella che è andata. Gatti 2, Panda 0. Complimenti ad entrambi i team, che fino alla fine hanno combattuto con le unghie e con i denti. Oh. Belle partite, sai? Belle partite, ti sento bello provato da questo commento. Ma perché vedo le cose, le dico e basta. Un po' la spiera sul corpo, insomma, fa sempre piacere vedere questi game così combattuti fino alla fine dei tempi. Allora, signori, noi siamo in ritardissimo. Vedete come mi tocca parlare, perché qua se no arrivano giveaway, cominciate a spammare giveaway, perché Kerrigan succube subito, fatelo, mentre io vi lascio qui osservare la schermata dei punteggi finali. Forza. Dai, diamoci una mossa, che domani è domani, un altro giorno. E domani è domani. Oh, e oggi è finito, va bene, basta.
Di più, dovete mettere il follow al canale prima, non ve lo dimenticatevelo, esatto. Mettete il follow. Forza, ce l'ho già, se ce l'hai già la regali, non è un problema, va bene, tutti giveaway avanti. Dobbiamo dare a qualcuno sta Kerrigan su, forza. Va bene. Noi non la vogliamo, quindi. Fatal, io ti ringrazio per questa serata, è stata la prima, ma spero che ce ne saranno delle altre. E ringraziamo Krios per l'opportunità, ringraziamo lo sponsor, ringraziamo Razer, ringraziamo il Clan Gaming Center, ringraziamo i team che ci hanno veramente, cioè si chiama Serie B, ma lo spettacolo è stato veramente bello, signori, bei pick, bei game combattuti. E quando in questi giorni io ho sentito dire che il livello comunque si è alzato, non mi sento di dare torto, si vedono dei team più interessanti, si vedono dei pick più interessanti e si vedono le prime combo durante i game che vengono effettivamente eseguite. Ok, va bene, rullo di tamburi. I più di due, giusto? Giusto, i più di due, esatto, ma quelli alla fine, dopo il giveaway, adesso nessuno. Rullo di tamburi, e the winner is Casey Italian Gamer. Sei con noi, amico? O amica. No, ma io vedo la fottina, quindi o direi... O amici. Amici. Dov'è? Abbiamo un vincitore. Come non c'è? Forza. Ti aspettiamo, eh. Siamo qui. Ma sarà andato a dormire? Batti un colpo. Come sarà andato a dormire? No, io non credo, no, cioè, la... dicono che non c'è, ma non ci credo. È una bugia. Va, non c'è, errò là, guarda. aspetta, lo tagliamo, grazie Krios. Amici con l'H, mannaggia. Contatta perché non c'è mai da fidarsi. Esatto. Hai vinto una Kerrigan Succube che se ce l'hai già la regali, va bene. Esatto. Oppure lasciarti. Ah, no. No, non lasciarti, non puoi. Mi dispiace. Se non hai amici sarà un buon pretesto. Oh, ti do Kerrigan Succube, diventiamo amici, capito? Krios, qual è il tempo entro il quale poi si rifà il giveaway? Perché qui il tempo passa, i minuti scorrono. Preziosi. Le cose tecniche le dobbiamo chiedere, però un po' alla volta impariamo tutto. Boh, piacere dai cast, chi offre di più, ragazzi? Chi vuole il reroll? Subito, via. Chi vuole il reroll scriva, non lo so. Tipo tappo. Mamma mia, no, non si fa. Allora. Adesso parte però il tipo tappo. Allora, siamo a 2 minuti, aspetto altri 30 secondi, un minuto e poi rerollo, assolutamente sì. Anche perché è tardi, esatto. Signori, è tardi. No, con 2P, allora. Oh. Riproviamo. Oh, ma che stiamo? Ma che stiamo, scherziamo? Chiesi, hai vinto palese, ti hai ancora... 30 secondi per il nostro amico. C'è un odore di reroll. C'è un odore di reroll, signori. Che grandi emozioni fino alla fine. Andate a prendere il latte, va bene. 20 secondi, signori, e poi si rerolla. Oh, pronti tutti con giveaway, comunque. Dovete pronti? Riscriverlo, giusto? No, non serve riscriverlo. Ma poi scrivetelo di nuovo, se no non funziona. Iscrivetelo. Take away. Signori, ok, si rerolla, siete pronti? Roll again. Bam! Quel tale! Oh, ricordati di quel tale. Quello là? È quello lì, parlava di Genji prima, non lo so. Quel tale ci sei, sei con noi? Speriamo di sì. Se no dovremmo dare... Kerrigan Succube a quel tizio. Oh, 3 minuti, io ve lo dico, 3 minuti, come per meno prima. Male che non hai capito la freddura, sennò mi manda.
Ma come non avevo partecipato? Ma... Non è possibile. Voi non lo sapete, ma quel tale fa parte della cupola. Tale, eccoti lì, ti ho visto. No, ma è tornato Chase Italian Gamer e adesso? Ma come idem, ragazzi? Non partecipate. Ma non è che ho sbagliato io. No, ragazzi, sono una babbea. Scusate. Fermi tutti, vedete, ho sbagliato io che faccio 17 cose contemporaneamente. Fermi tutti. No, scusate, rerol veramente perché errore mio. Lo streaming che premia chi non partecipa. Ho sbagliato. Allora, fermi tutti. Forza, forza. Credo Non l'avevi ora. almeno. No, ma no, l'ho scritto giveaway. No, l'avevo scritto giveaway. Quindi no, non ho sbagliato io. Vabbè, Boh. rerolle, ciao. Cioè, fin quando non esce uno che ha scritto giveaway. Ma no, ma non può essere. Io, vabbè, comunque, signori. No, chiudiamo qui. No, terzo reroll non si Ok. fa. Scusate, no, no. Mannaggia la Il cupola. secondo. Boh. Diamo Va bene. skin. Però le persone dicono che non hanno partecipato, quindi... Allora, signori, va bene, terzo reroll, spero di beccare chi l'ha effettivamente scritto, poi cercherò di capire qual è il problema. Detto ciò, bam, Butcher, dici che hai partecipato, te prego. Ha partecipato, sì. Butcher, è tardi, te prego. Dici che... No, ma ragazzi, ma cos'è? Butcher, hello, Butcher. Allora, facciamo che per oggi vinco io, però No. comunque la skin. Signori, 40 secondi. No, questo è il giveaway più difficile della storia. Allora, uno vuole dare un giveaway e nessuno. Sfido su Non WhatsApp a riesce. Butcher dice di rinnovare. Allora, la smettiamo. Vediamo al primo. Vediamo al primo. Diamo il Butcher. giveaway al primo. Butcher. Butcher amico. Mamma mia. Ho fame! Forza di reroll. Ah, vedi, è lì Butcher. Ce l'ha. Dov'è? Eccolo! È lì Giveaway! dietro. Butcher! Butcher! Oh. Oh, Butcher amico, hai vinto! Vieni qua, Butcherino. Non è la skin del Butcher, è Kerrigan, però insomma. Hai vinto. Ok, ti sto mandando il codice. Complimenti al Oh, Butcher, meritatissimo. sì, grande giocata. Grande giocata dopo tre reroll. Vince. Stava dormendo, Va bene, l'hanno dovuto signori. chiamare al telefono. Grazie a tutti, noi vi auguriamo una buonanotte. La prossima volta saremo ancora più preparati, ancora più in grado di gestire tutto quello che serve. Questa era la prima volta. Grazie per essere stati con noi fino alla fine. Scusate per la voce bassa, ma proprio mi ammazzano la testa se grido, quindi bacioni e Grazie a tutti, buonanotte a tutti una buonanotte. quanti. Grazie, Alla prossima, gente. Ciao. grazie. E adesso io volevo mettere la musichetta, ma prossima volta. Ciao ciao!